Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, beh, un Polifemo speciale dedicato ovviamente alle elezioni comunali di Taranto, una puntata in cui noi cercheremo di sentire tutte le forze politiche, abbiamo invitato le varie forze politiche a dire la propria e quindi ascolteremo candidati alla carica di sindaco, candidati alla carica di consigliere comunale, coordinatori di partito. Un modo per far sì che vi possiamo offrire un quadro ampio. L'importante è che il cittadino scelga, sappia scegliere, sia informato e soprattutto vada a votare, perché stiamo parlando di un bene prezioso qual è la democrazia, a prescindere dalla forza politica o dal candidato che si intenda votare. Partiamo con questa raffica di interviste. Siamo con Nicola Catania, coordinatore cittadino di Forza Italia, nonché candidato al Consiglio Comunale di Taranto con Forza Taranto a sostegno di Stefania Baldassarri, candidato sindaco. Intanto, Catania, le ragioni di questa scelta, il motivo per il quale lei come soggetto, come persona e il partito hanno deciso di sostenere la dottoressa Baldassarri? Beh, sicuramente perché Stefania Baldassarri è una persona competente, una persona capace, lo ha dimostrato anche nella difficile gestione del carcere tarantino. Ovviamente non è un lavoro semplice quello che lei porta avanti, ma lo fa assolutamente con grande competenza. Quindi Stefania Baldassarri, perché ci ha convinti anche per le sue idee, per la sua voglia, per il suo entusiasmo, perché vuole bene a Taranto come vogliamo bene noi a Taranto, e ci ha convinti anche per il suo programma, un programma semplice, fatto di cose non, diciamo, di proclami faraonici, ma fatto partendo dalle piccole cose, partendo dalle esigenze della gente, dalle esigenze dei quartieri, che quei quartieri soprattutto periferici spesso molto dimenticati in questi anni di amministrazione comunale. Ecco, scorrendo un po' il programma della Baldassarri emerge la centralità, almeno stando a quanto lei ha affermato nelle varie interviste, nei vari incontri, la centralità del cittadino rispetto alla politica. E poi andiamo ai punti fondamentali del programma. Beh, sicuramente la centralità, ovviamente abbiamo assistito in questi 10 anni al palazzo che si è chiuso, che non ha ascoltato, al cittadino che è diventato, è stato quasi allontanato, quasi con fastidio. Quindi il cittadino che giustamente io ritengo debba tornare ad essere al centro della vita amministrativa della città, al centro delle scelte che questa città deve fare. E poi Stefania Baldassarri ribadisce anche un concetto, lo ribadisce più volte, lo ha ribadito anche in questi ultimi giorni, la centralità anche della città, della nuova amministrazione, che deve avere, ovviamente rappresentando i cittadini nelle scelte che lo Stato o la Regione poi prende sulle spalle della nostra città. Basta con le scelte calate dall'alto, questa volta le scelte devono essere condivise, devono essere ragionate, devono essere concordate con la città, e quindi anche questo aspetto di Stefania Baldassarri a me sembra molto interessante, perché introduce un nuovo metodo di fare la politica che vede il cittadino, ma gli interessi soprattutto del cittadino al centro. Ecco, in molte interviste, in molte dichiarazioni, la Baldassarri e i componenti della sua coalizione hanno evidenziato un punto, la discontinuità rispetto al passato con riferimento ai 10 anni di amministrazione Stefano. Ma assolutamente, l'amministrazione Stefano io credo sia stata una iattura per questa città, infatti i fatti sono sotto gli occhi di tutti, una città che nelle speciali classifiche della vivibilità è ormai stabilmente agli ultimi posti, una città che ha fatto diventare le cose normali eccezionali, penso all'inaugurazione delle due fontanine al cimitero, alla copertura di qualche buco che diventa quasi un evento, e quindi voglio dire un'amministrazione
generazione che non ha avuto una visione, che non ha saputo costruire un progetto, che non ha saputo far sognare, non ha saputo entusiasmare i cittadini. Quindi sicuramente discontinuità rispetto a tutto questo, un'amministrazione che si è spesso improvvisata, un'amministrazione che non ha brillato in termini di qualità e competenza, quindi sicuramente discontinuità rispetto a questo, assolutamente. Ecco, parlavamo di, lei ha parlato di vivibilità. Beh, il cittadino di Taranto, l'ho detto anche con altri soggetti politici intervistati, altri interlocutori, fa questo ragionamento: non possiamo avere granché da un sindaco, da un'amministrazione comunale sotto l'aspetto ambientale, non possiamo avere granché sotto l'aspetto occupazionale, però questo è un discorso tutto da vedersi, perché comunque il comune, l'amministrazione comunale, il sindaco devono svolgere una funzione propulsiva di input. In ogni caso, almeno uno dice: dateci un minimo di vivibilità. Perché il cittadino paga le tasse, perché il cittadino paga la TARSU, il cittadino paga l'ICI, perché al cittadino arriva, il cittadino viene chiamato al voto, e almeno un contesto di minima decenza urbana è dovuto. Ma anche su questo io faccio appello a quello che può essere diciamo lo snodo del prossimo 11 giugno. È necessario che questa volta venga premiata anche non solo il fatto di essere una brava persona, ma anche, io rimarco questo concetto, anche la competenza e la capacità di organizzare. Ecco, il fatto che non ci siano, o che i servizi siano di scarsa qualità, sicuramente anche questo è da imputare ad un'amministrazione che non ha saputo organizzarsi, che non ha saputo diciamo trovare il sistema per garantire quel minimo di vivibilità a cui i tarantini hanno diritto. Tra l'altro, se pensiamo anche alle, vogliamo estendere anche il discorso alle periferie, è assolutamente, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti il degrado assoluto in cui le periferie versano ormai da tempo, con la mancanza di servizi primari, con la mancanza di opere necessarie o opere magari dedicate ai ragazzi, ai bambini, per lo sport. Cioè, voglio dire, non è stato assolutamente fatto nulla. Questo è ancora più grave, perché questa amministrazione, voglio ricordarlo, in questi 10 anni ha governato in sinergia con una regione e un governo che ovviamente erano dello stesso ambito politico, e quindi ci si aspettava anche una sorta di raccordo con questi enti più importanti per appunto intercettare finanziamenti, oppure ecco, coordinare, vedi la sanità, per la quale siamo stati costretti a un'iniziativa della giornalista, raccolta dei fondi, raccolta di fondi per avere due pediatri specializzati in oncologia. È una cosa assolutamente ridicola, di cui il PD, che è stata parte integrante di questa amministrazione, è ovviamente parte preponderante anche sia nella regione che nel governo, ovviamente non hanno saputo garantire ai cittadini. Ecco, io su questo faccio appello e dico, rimando anche alla memoria dei nostri concittadini rispetto a questi temi importanti, sui quali ovviamente non c'è stata alcuna risposta. Poi ci sono le politiche del governo Renzi, del governo centrale nei confronti della città di Taranto. Se io sinceramente non sono di parte, ma sicuramente risultati, soldini arrivati a Taranto ne vedo pochi, molti annunci ma pochi soldi in cassa. Beh, anche su questo voglio dire, in effetti io concordo con te, molti annunci, se poi pensiamo ai tantissimi decreti Salva Ilva che ci hanno portati comunque ad una situazione finale che ancora è tutta in via di definizione e sulla quale ancora dobbiamo esprimerci, ovviamente anche su questo non sappiamo ancora nulla, quindi aver garantito una sorta di impunità per continuare a portare avanti un lavoro senza la sicurezza necessaria e senza l'ambientalizzazione che ci è stata promessa da tanti anni ma mai ancora realizzata, quindi tutto sulla nostra pelle, è ovvio che ovviamente sono proclami che non hanno trovato ancora nessuna rispondenza, non hanno trovato nessuna conclusione positiva per il nostro territorio. Oltretutto c'è anche la ricaduta occupazionale, perché ArcelorMittal, i nuovi
proprietari dell'Ilva hanno annunciato qualcosa come circa 6.000 esuberi. E allora a questo punto quali sono le garanzie che vengono date anche dal punto di vista dell'occupazione? Sotto l'aspetto ambientale poco o nulla, ma anche per la tutela dei posti di lavoro perdere 6.000 unità significa affamare una città già affamata. Beh, io ovviamente non sono ancora entrato nel merito dell'accordo con... Mi perdoni, un fatto è sicuro, che a prescindere dai colori politici è stato molto grave e scorretto il fatto di prendere una decisione prima ancora che si sia insediato il nuovo sindaco, di qualunque colore politico e provenienza politica esso sia. Ma anche su questo io insomma, rimango piuttosto basito. C'è stata proprio ieri una proposta della dottoressa Baldassarri che sostanzialmente è stata presa quasi in giro, ecco, se mi permetti, nel senso che lei chiedeva un tavolo di tutti i candidati sindaci, dove tra l'altro ovviamente uscirà il sindaco, quindi standoci tutti ovviamente ci sarà anche il prossimo sindaco, con il quale appunto nel quale tavolo discutere queste problematiche per poi portarle all'attenzione del governo. Ecco, sarebbe stato anche un momento importante di presa d'atto e soprattutto voglio dire di un avviso ai naviganti che questa volta su Taranto non si scherza. Ovviamente l'invito è stato declinato neanche troppo garbatamente e quindi non si è fatto nulla. Questo denota ancora questo scarso nostro senso di appartenenza neanche sui problemi importanti, neanche sui problemi cruciali, neanche sui problemi che attengono al nostro futuro economico, ma anche alla nostra sicurezza, diciamo, alla nostra salute. Non si riesce a trovare mai sintesi, non si riesce a fare mai sintesi e quindi si rimane poi ognuno sulle proprie posizioni e ovviamente se tu dai spazio agli altri il governo in questo caso ovviamente va per la sua strada. Tornando alla natura della coalizione, ha una impronta di natura prettamente civica, pur essendoci ovviamente le componenti naturali di centrodestra, quali sono appunto Forza Taranto e Direzione Taranto. Quindi questa apertura al civismo partendo da alcuni partiti, da alcune forze politiche tradizionali. Ma anche su questo io insomma, ringrazio anche questa opportunità per poter fare spero in maniera definitiva prima del voto un po' di chiarezza su questo aspetto di cui si è parlato anche tanto. Io non ci ho trovato mai nulla di strano nel momento in cui un partito politico che è ovviamente non si è nascosto o non si è voluto camuffare come tanti hanno detto, perché il nostro simbolo sta lì bello in evidenza, gli uomini e le donne che compongono questa lista, parlo ovviamente di Forza Taranto, sono uomini che orgogliosamente ne fanno parte e le loro storie sono molto, molto chiare anche da dove vengono. Quindi noi abbiamo aderito e abbiamo accettato di voglio dire, modificare il nome di Forza Italia con Taranto perché abbiamo voluto connaturare a Taranto, visto che si parlava di un progetto Taranto, abbiamo voluto e non ci abbiamo trovato nulla di male di voglio dire, definire Forza Italia, di ridefinire la Forza Italia in Forza Taranto, proprio perché volevamo, ecco, rafforzare il concetto che essendo una coalizione di carattere civico, Forza Italia si spogliava di questo, diciamo, di questa sua natura politica e entrava in una coalizione civica aderendo e appoggiando il progetto Taranto. Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata, come sto facendo con tutte le forze politiche e i candidati, l'appello al voto perché votare Forza Taranto, linee e coordinatore cittadino di Forza Italia, e perché votare Stefania Baldassarri. Ma votare Forza Taranto perché noi non abbiamo 10 anni, non abbiamo governato nulla in questa città, noi siamo stati sempre all'opposizione, abbiamo fatto un'opposizione sempre forte e costruttiva, abbiamo tentato di dare un contributo ma molte volte non siamo stati ascoltati attraverso i nostri consiglieri e quindi noi ci proponiamo questa volta a tornare al governo di questa città perché abbiamo delle idee, abbiamo delle proposte, abbiamo voglia di fare e soprattutto abbiamo voglia di far crescere la nostra città. Purtroppo
purtroppo è una città che si sta depauperando da tutti i punti di vista, anche sul piano umano, molti ragazzi soprattutto e purtroppo le menti più brillanti vanno via e quindi è una città che si sta impoverendo da tutti i punti di vista. Noi vogliamo invertire questa tendenza, ci teniamo a che la nostra città torni ad essere una città normale, noi non vogliamo una città eccezionale o speciale, vogliamo una città normale, quindi noi ci candidiamo per far tornare la nostra città ad essere una città normale, vivibile, una città anche godibile da un punto di vista anche turistico, quindi ci candidiamo per questo, chiediamo tra l'altro ai cittadini questa volta di fare anche uno sforzo nella scelta dei candidati, premiando anche la competenza e la qualità. Ripeto, non basta essere solo delle brave persone, bisogna anche essere delle brave persone oneste, ma bisogna essere capaci, preparati e competenti. Stefania Baldassarri perché è una donna, come ho detto prima, dinamica, preparata, ci mette l'anima, ci mette il cuore, io penso che siamo nelle condizioni, dovessimo vincere, di poter fare bene per la nostra città e per i nostri concittadini. Eccoci ora con Mimmo Ciraci, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con la lista Forza Taranto a sostegno di Stefania Baldassarri, sindaco. E allora Ciraci, una lunga esperienza amministrativa, una lunga esperienza in Consiglio Comunale. Ora sicuramente l'aspirazione è quella di passare dalla opposizione alla squadra di governo. Perché la sua scelta è caduta su Stefania Baldassarri? Ma Stefania Baldassarri mi è piaciuta dal primo momento che l'ho incontrata, e soprattutto per la sua affabilità, la sua disponibilità, il suo essere persona comune, capace di entrare subito in sintonia con tutti i cittadini. Ho visto una persona quindi in grado di interpretare al meglio le istanze e le esigenze della gente comune. Io ho detto a Stefania, nei vari incontri che abbiamo fatto in questi giorni di campagna elettorale, che la sua missione dovrà essere il popolo di Taranto, perché girando in lungo e in largo queste città ho avuto modo di constatare che le difficoltà sono tantissime e che le famiglie sono in difficoltà, i commercianti sono in difficoltà, i piccoli imprenditori lo stesso, per cui si dovrà necessariamente attivarsi per dare delle risposte immediate e concrete a tutte queste categorie. E io ritengo che lei sia una persona che abbia questa genuinità, questa originalità, questa anche forza e determinazione che la possano mettere da subito in condizione di entrare in sintonia con la gente di Taranto e quindi di dare risposte immediate, anche perché l'ho vista molto entusiasta e perché anche lei è una prima prova rispetto all'esperienza politica e quindi ha grande voglia di fare, e io molto umilmente mi metterò a sua disposizione. La dottoressa Baldassarri è a capo di una coalizione di liste in cui ci sono componenti di centrodestra, Forza Italia e Direzione Italia e altre realtà civiche tratte dalla società civile. L'apporto che può dare Forza Taranto? Ma l'apporto che può dare Forza Taranto è l'apporto che può dare un movimento politico il quale, come anche gli altri movimenti politici, decide di mettere da parte le logiche di tipo nazionale per dedicarsi esclusivamente al territorio di Taranto, alle esigenze prettamente territoriali di questa città e quindi svincolarsi un poco da quelli che sono i lacci e lacciuoli che si possono avere con la politica nazionale. Questa è la nostra scommessa. Per questo che abbiamo partecipato a questo progetto di Stefania Baldassarri, che è un progetto civico, è un progetto di tipo trasversale che vede impegnate persone provenienti dalle varie categorie sociali di questa città, molte delle quali hanno deciso di dedicare una parte della loro vita alla politica, alla città, e quindi hanno accettato questa scommessa, cioè quella di mettersi in gioco per tentare di cambiare al meglio questa città. Per cui Forza Taranto, ecco perché Forza Taranto per Baldassarri, decide di mettere da parte in questa competizione elettorale il simbolo nazionale per far sì che tutti quanti capiscano che l'esigenza primaria è quella di dare risposte al territorio. Veniamo ai programmi, al programma, i punti essenziali, ma soprattutto quelli che lei sente più vicino, che ha sposato per così dire in questa
accettazione di candidatura con Stefania Baldassarri, in quella che lei ha definito simpaticamente, no? Mutuando una espressione trita e ritrita su Facebook, sfida accettata. No? Su Facebook si mettevano le foto di quando si era giovani, così simpaticamente lei dice quella di puntare a dare una svolta per Taranto è una sfida che io ho accettato. È un'impresa sicuramente ardua, perché 10 anni di malgoverno del centrosinistra in questa città hanno praticamente reso questa città una città invivibile sotto tutti gli aspetti e una città fortemente in crisi dal punto di vista economico. Non c'è categoria in questa città che non sia stata penalizzata non soltanto da quella che è una crisi nazionale ed internazionale di tipo economico, ma anche e soprattutto da un'assenza, non da un malgoverno, ma da un'assenza totale di governo locale. Ecco, noi Stefania Baldassarri in primis, ma anche tutti noi che la sosteniamo, abbiamo accettato questa sfida perché riteniamo che si debbano mettere in campo tutte quelle possibilità, tutte quelle attività necessarie subito a riattivare l'economia in questa città, con il sostegno che si deve necessariamente dare a quelle che sono le categorie più deboli di questa città. Io mi rivolgo soprattutto alle famiglie, come ho detto, e alla piccola impresa, ai commercianti. Abbiamo avuto modo di constatare che le difficoltà sono tante e necessariamente il Comune di Taranto deve dare risposte in questo senso, cioè deve attivare una serie di meccanismi tali perché si possa riprendere un minimo di attività economica su questo territorio. Ecco. Uno dei problemi, la domanda che sto ponendo a molti suoi colleghi candidati, è certamente la questione ambientale. Ora l'assegnazione dell'ILVA ad ArcelorMittal è ufficiale. Intanto una decisione, ancora una volta una decisione piovuta dall'alto, caduta dall'alto, perché lo ripeterò fino alla nausea, io penso che sarebbe stato più corretto aspettare l'elezione del nuovo sindaco. Perché l'amministrazione comunale nelle vicende legate all'ambiente non è che può svolgere un ruolo di comparsa. Assolutamente sì, questo dipende dalla forza e dalla determinazione di un sindaco. Il sindaco è il primo cittadino e rappresentante massimo della città ed ha una forza che gli deriva anche da una elezione diretta sul territorio. Non ci dobbiamo dimenticare che il primo cittadino viene eletto direttamente dai cittadini con votazione, per l'appunto, votazione diretta e non all'interno del Consiglio Comunale, e quindi ha una autorevolezza che le deriva proprio dal consenso che ha ricevuto dalla città. Io, discutendo in questi giorni con Stefania Baldassarri anche di questo punto, ho avuto modo di constatare che la stessa è fortemente determinata con riguardo al fatto di dover assumere necessariamente una posizione autorevole nei confronti della grande industria e dell'ILVA nello specifico e nei confronti di quelli che sono gli attori di questa vertenza sul territorio, quindi la Regione Puglia e lo Stato. Stefania Baldassarri infatti aveva proposto in questi giorni di rimandare ogni decisione sul punto a quando fosse stato eletto il nuovo sindaco di qualche giorno. Ovviamente non è stata ascoltata. E devo dire che anche l'appello che ha fatto gli altri candidati sindaci di mettere da parte la campagna elettorale per una mezza giornata, per dare una immagine di compattezza sul punto, è caduto nel vuoto, perché effettivamente soltanto lei si è presentata a questa conferenza stampa e soltanto lei ha voluto porre in evidenza come c'è necessità di contrattare con la pubblica amministrazione, con i tarantini, con tutta la città. Io sono sicuro che Stefania Baldassarri vorrà assumere una posizione autorevole da questo punto di vista, e soprattutto la questione degli esuberi è una questione sulla quale non si potrà derogare. Nel senso che 6.000 unità parliamo. Nel senso che non soltanto questa città è stata nel corso di questi anni avvelenata dalla grande industria, che dobbiamo ricordare che per buona parte della sua vita è stata proprio industria di Stato, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'ILVA non è stata soltanto un'azienda privata, ma per molti anni, per i più anni della sua esistenza, è stata soprattutto un'industria di Stato, e quindi io penso che dopo anni di avvelenamento non ci si possa poi ripagare addirittura
con degli esuberi, quindi con delle perdite di posti di lavoro sul territorio. Questa è una battaglia importantissima che Stefania Baldassarri, la sua squadra e tutta la sua amministrazione dovrà portare avanti, cioè quella di far sì che nessun posto di lavoro si perda a Taranto con riferimento alla vertenza ILVA. Parlando di rapporti con gli enti, un altro ente che sta martoriando Taranto, questa è una mia opinione, la Regione Puglia, perché se noi consideriamo i tagli indiscriminati sono inferti al territorio ionico, penso alle chiusure degli ospedali, dei pronti delle varie unità di pronto soccorso, alla riduzione di posti letto, penso all'endocrinologia, posti letto passati addirittura da 10 a 2, e parliamo di patologie di natura endocrinologica legate proprio all'inquinamento, alla diossina. Beh, anche con la regione bisognerà capire, perché in regione non c'è un assessore tarantino, perché l'aeroporto Arlotta di Grottaglie è vergognosamente chiuso, perché Taranto, non so se a Taranto convenga rimanere in Puglia o andarsene in Basilicata. Ma io sono d'accordissimo con te per questa storia, insomma. E voglio dire, ribadire quello che hai già detto, il fatto che non ci sia nella giunta regionale un assessore tarantino, questa è una vergogna ed è una mancanza di rispetto nei confronti di questa città. Emiliano molto spesso viene a Taranto ma non si capisce che cosa venga a fare, nel senso che viene evidentemente con la speranza di raccogliere dei consensi, ma in realtà che cosa poi dà a questa città? Nel senso che i servizi, tutta l'attività politica ed amministrativa che è stata svolta dalla Regione Puglia su questa città non ha fatto altro che ridurre la possibilità da parte dei cittadini tarantini di ricevere dei servizi da parte della Regione Puglia. Ecco, e questo è sempre a detrimento di quella che è la gente comune, di quello che è il cittadino comune che invece va necessariamente tutelato, sostentato, salvaguardato, e anche da questo punto di vista io penso che l'amministrazione comunale, con una guida forte, autorevole e determinata, debba rivendicare molto più per questa città. Torniamo alla realtà concreta di Taranto. Lei ha iniziato il suo percorso politico-amministrativo come presidente della circoscrizione Borgo. Un borgo che va depauperandosi di giorno in giorno, attività commerciali storiche che chiudono tristemente i battenti, ultima al termine di una lunghissima serie la notissima storica libreria Filippi, e vedere queste saracinesche chiuse, arrugginite nel degrado danno l'idea di una città in decozione, una città in cui purtroppo il centro diventa identico all'ultima delle periferie. Ma questa è una città che soffre sotto tutti i punti di vista, non soltanto il centro ma anche e soprattutto le periferie. È una città abbandonata a se stessa, non c'è stata un'azione di governo su questa città. E il centro è la parte che più soffre e che invece è la parte di questa città che avrebbe dovuto ricevere un'attenzione particolare, ma non perché le periferie debbano essere abbandonate, anzi io proporrò al sindaco Baldassarri, una volta che dovesse per l'appunto diventare sindaco, di dedicare proprio un assessorato alle periferie, perché ci sono zone della città di Taranto che sono completamente abbandonate a se stesse, dove non si vede nessuno della pubblica amministrazione, che si tratti non del sindaco ma di un assessore, di un consigliere comunale, di operatori della pubblica amministrazione stessa, che vadano lì a risolvere i problemi di queste periferie. Lo stesso il centro è abbandonato a se stesso, è in preda all'anarchia assoluta, non c'è controllo del territorio, non c'è legalità, non c'è nulla. Io penso che il futuro sindaco di Taranto dovrà necessariamente mettere mani a tutte queste problematiche e dovrà dare delle risoluzioni concrete ed immediate attraverso una serie di iniziative che possono riattivare il commercio al borgo, ma non soltanto al borgo, in tutta la città. Ciraci, siamo quasi in conclusione. Il suo appello elettorale, perché votare Forza Taranto con la sua persona al Consiglio Comunale e Stefania Baldassarri sindaco? Ma io chiedo l'appello al voto, il classico. Al voto. Io chiedo di votare innanzitutto per Stefania Baldassarri come sindaco di Taranto, perché è una donna determinata, è una donna per bene, è capace, ha dato dimostrazione di grandi capacità
nella sua vita professionale, e io ritengo che questa stessa capacità, questa stessa determinazione possa essere messa a frutto bene con riferimento alla gestione amministrativa di questa città. E poi l'aspetto umano di Stefania Baldassarri è quello che più mi ha fatto propendere per la sua candidatura sin dall'inizio, cioè la sua capacità per l'appunto di entrare come una persona qualunque in perfetta sintonia con quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini. Invece l'appello per Ciraci, consigliere? L'appello per Ciraci, con molta umiltà, ritengo di essere una persona che conosce appieno questa materia, perché dopo tanti anni di esperienza, seppur all'opposizione, io ritengo di poter mettere per l'appunto con molta umiltà questa mia esperienza a disposizione di queste città e di Stefania Baldassarri. Ritengo che Stefania Baldassarri debba formare una squadra all'altezza della situazione, e io ritengo molto umilmente di poter far parte di questa squadra. Quindi qualora mi dovesse essere chiesto di prestare la mia competenza, la mia conoscenza con riferimento ad una azione specifica di governo all'interno di questa squadra, sicuramente non avrò timore a concedere la mia disponibilità, anzi per me sarà un onore. Siamo con l'avvocato Francesco Derrico, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con direzione Taranto a sostegno di Stefania Baldassarri, sindaco. Siamo infatti nel suo comitato. E allora, avvocato Derrico, intanto come è nata in lei la voglia, il desiderio di candidarsi, e perché proprio la sua collocazione all'interno di Direzione Taranto? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, sono Francesco Derrico, esercito la professione di avvocato in Taranto da tanti anni, e la mia non è una candidatura improvvisata come tante altre purtroppo si registrano in questo periodo, nel senso che il mio è un percorso politico che mi porta a candidarmi in quanto sono il segretario cittadino del mio partito di Direzione Italia. Dietro questa candidatura c'è un lavoro che viene svolto da anni. Sono stato partecipe insieme all'onorevole Gianfranco Chiarelli, insieme all'europarlamentare Raffaele Fitto, della nascita del nostro partito, quando ci siamo staccati dalla precedente forza politica a cui appartenevamo. Quindi diciamo che la mia candidatura diventa quasi un culmine di un percorso portato avanti. Voglio ribadire con forza che è una candidatura forte di una persona per bene che vuole fare qualcosa di buono per la città in cui vive, in cui opera e in cui sono nati i suoi figli e che spera continuino a crescere. La scelta di Stefania Baldassarri. La scelta di Stefania Baldassarri per una formazione di centrodestra come la nostra è una scelta quasi obbligata, nel senso che nell'ampio panorama di candidati sindaci che ci sono era l'unica persona che in qualche maniera, sia per i progetti messi in campo, sia per le forze che ha riunito intorno a sé, era l'unica scelta possibile. Stefania è una persona per bene, una donna che conosco da tantissimi anni, fin dai tempi del liceo, e che una donna forte, una donna che svolge un lavoro importantissimo, un lavoro altrettanto forte, perché dirige con successo la Casa Circondariale di Taranto, una delle più importanti d'Italia. È una persona volitiva, è una persona con cui non si possono fare compromessi ed è una persona che ha a cuore assolutamente le sorti della nostra città. Ci ha convinto subito il suo programma quando ne siamo venuti a conoscenza, ci ha immediatamente preso la sua voglia di essere parte di questo territorio, le sue idee, i suoi programmi per una Taranto migliore, per una Taranto che rimetta al centro il cittadino. Non vogliamo più porte chiuse, non vogliamo più che il cittadino sia fuori dalla cosa politica, dalla cosa pubblica, ma vogliamo che il cittadino ne sia il principale artefice e il principale protagonista. Andiamo ai programmi, proprio a quello che al di là dei programmi della coalizione del candidato sindaco Baldassarri, proprio nello specifico l'avvocato Derrico, eletto consigliere comunale, cosa farebbe? Allora, gli ambiti rispetto ai quali profonderebbe un maggiore impegno.
Allora, guardate, credo che quello che si registra oggi in mezzo, lo ripeto, alla pletora dei candidati, la maggior parte dei quali assolutamente privi di ogni tipo di qualificazione per poter ambire ad una carica al Consiglio Comunale, la mia candidatura sia una candidatura importante, è una candidatura di una persona che vuole dare, vuole dire e vuole essere presente. Come dicevo, noi non abbiamo, e io non ho fatto un libro dei sogni, non stiamo promettendo posti di lavoro, non stiamo promettendo regalie, buoni benzina e quant'altro, come girano purtroppo, come mi pacchi della spesa, che poi dopo una settimana sono finiti, e quindi a cosa è servito? Perfetto, perfetto. Il discorso è questo, che chi si accontenta oggi del buono spesa, del buono benzina, della 20 euro, non si rende conto che sta consegnando le chiavi della città nelle mani di persone che nei prossimi 5 anni gliele faranno pagare caramente. Allora, io personalmente come candidato dico, non posso promettere niente, posso promettere il mio massimo impegno, posso promettere di metterci tutta la mia passione, la mia grinta, il mio entusiasmo per contribuire a rendere questa città migliore. Ho fatto un mio motto, che è il leitmotiv di questa campagna elettorale, che è, o l'hashtag come si usa dire oggi, che è Taranto normale. Perché? Perché il prossimo consiglio comunale, la prossima amministrazione dovrà confrontarsi e dovrà fare i conti con la pochezza dei conti delle casse comunali. Quindi la prossima amministrazione potrà tutt'al più offrire una serena, ordinaria amministrazione senza poter andare oltre. Non possiamo premettere grandi cose, non possiamo promettere grandi cose. Ecco perché io dico, partiamo dal concetto di una Taranto normale. Noi viviamo in una città dove la regola è non avere regole, viviamo in una città dove il normale, quello che altrove è normale, da noi è l'eccezione. Tutti quanti noi abbiamo la possibilità di viaggiare, di andare fuori, e ci piace trovare la normalità. A Taranto no, a Taranto l'abusivismo è la regola, a Taranto i marciapiedi sporchi sono la regola, a Taranto le buche nelle strade sono la regola, a Taranto ogni sorta di illegalità è la regola. Allora partiamo dal far tornare Taranto una città normale, per poi ripartire, ma questo in ogni campo, nel campo lavorativo, nel campo sociale, dappertutto, perché anche quello che accade oggi con l'Ilva è assurdo, che sulla pelle dei cittadini ancora oggi si continui a fare politica. Perché? Perché come il governo centrale, lo voglio ribadire, di sinistra, il governo di Renzi è venuto a modificare tutti e a capovolgere tutti i decreti della magistratura di Taranto, oggi ci vengono invece a dire che la nuova offerta presentata dall'altra cordata, da Jindal, non può essere ammessa perché non rispetta tutti i requisiti, aggiudicando l'Ilva ad una cordata che sicuramente, a mio modo di vedere, non è la migliore, perché non ci garantisce in termini di occupazione, di ambientalizzazione, di piano industriale, non garantisce i nostri cittadini. Cosa può fare l'amministrazione comunale per questo? Può chiedere con forza e con decisione di essere presente nei tavoli dove si prendono queste. L'assurdo però è che questa assegnazione avviene quando il sindaco ancora non è stato eletto, il nuovo sindaco. Un colpo di mano. Il classico colpo di mano, il classico colpo di mano, no? Perché purtroppo noi a Taranto siamo abituati ad essere merce di scambio, si fanno i piani, si fanno le politiche regionali, si fanno le politiche nazionali, e Taranto è abituata ad essere merce di scambio. Noi vogliamo far sì che questo non avvenga più, vogliamo far sì che venga a cessare quella visione assolutamente baricentrica della politica regionale pugliese. Vogliamo far sì che Taranto torni ad essere forte e a sbattere i pugni sul tavolo, nei tavoli che contano. Questo ci serve. Per far questo dobbiamo avere un'amministrazione comunale seria, capace e competente, cosa che negli ultimi 10 anni non abbiamo avuto. Se noi sentiamo Stefano, che oggi vuole andare a fare i girotondi a Roma per dire cosa sta succedendo, e negli ultimi 10 anni dove è stato? Oggi si accorge che stanno giocando sulla pelle e sulla salute dei tarantini? Lui da medico negli ultimi 10 anni dove è stato? I girotondi perché non li ha fatti prima? E li fa oggi, quando ormai è spirata, finalmente dico, la sua fortuna politica? Altro tema che dilania Taranto, altra problematica, è quella delle emergenze sociali. Emergenze sociali strettamente connesse ovviamente alla questione occupazionale.
Taranto è una città che può dare tanto, sotto il profilo occupazionale può rinascere. Perché? Partiamo dal presupposto che oggi Taranto non può prescindere dall'Ilva, perché chi dice, sempre con il famoso libro dei sogni, che da domani Taranto può fare a meno dell'Ilva, sta dicendo una grossa menzogna, a meno che non abbia una cucina e una sala da pranzo così vasta da poter ospitare tutte le famiglie sul lastrico a mangiare a casa sua. Bisogna affiancare all'Ilva, che nel frattempo deve continuare a produrre nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'AIA e soprattutto continuando ad investire sull'ambientalizzazione, quindi copertura di parchi minerali e quant'altro, bisogna affiancare un progetto di lungo periodo che prevede la rinascita delle risorse della nostra bellissima città. Quindi a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto di far tornare Taranto da città sul mare a città di mare, mi riferisco al fatto di poter far rivalutare tutti gli immobili esistenti nel centro storico, sia di privati che comunali. Il comune di Taranto possiede nel centro storico, nella città vecchia, 1600 immobili di proprietà comunale, la maggior parte dei quali non sappiamo se siano occupati, liberi, fatiscenti, in via di decadimento. Quegli immobili andrebbero rivalutati, si potrebbe fare un piano con l'aiuto del governo centrale o della regione o sfruttando i finanziamenti europei che non vengono mai sfruttati, si potrebbero dare a giovani imprenditori con una tassazione ridotta per poter in qualche maniera aprire delle attività commerciali. Perché quando andiamo in vacanza ci piace girare i centri commerciali, comprare gli oggettini, comprare l'artigianato locale, mentre invece quando arrivano le crociere a Taranto mettiamo i turisti sui pullman e li portiamo a Matera, ad Alberobello, a Martina e quant'altro. Cosa facciamo? Facciamo un punto di sbarco invece che questo? Allora dobbiamo cercare in qualche maniera di avere un'amministrazione competente che intervenga anche su questo e sia capace di valorizzare quello che la nostra bellissima città già ci offre di suo, quindi semplicemente sfruttarne le risorse. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di valorizzazione e sfruttamento delle risorse naturali, dell'immenso patrimonio storico di cui Taranto gode, artistico, e il discorso ovviamente va ad intersecarsi con la questione aeroporto. Sembra davvero una beffa vedere questo aeroporto che già c'è lì e che ovviamente la chiusura, il non funzionamento dello stesso preclude le mire turistiche tarantine. Ma credo che sulla questione aeroporto si siano ormai spesi tutti di qualsiasi area politica. Credo che noi l'aeroporto a Grottaglie non lo avremo mai. Quello non è uno scalo turistico, ma è uno scalo di altra natura, è uno scalo che può funzionare solo in quel modo. Trovo assurdo continuare a spenderci tanti soldi sopra per tenere aperto il terminal, per tenere aperti i bar, per tenere aperto quant'altro. Allora, ci vuole una volontà politica che dica che quell'aeroporto deve diventare adatto ai voli civili. Questa volontà politica oggi non c'è stata perché si è scontrata con le volontà politiche più forti, sempre per tornare al discorso baricentrico, quindi Bari, Brindisi e quant'altro. Ma prima di parlare di aeroporto, di parlare di altro, a Taranto ci sono tanti altri problemi che vanno affrontati e che sono connessi al turismo. Vogliamo parlare dell'hotspot che ci è stato fatto? Vogliamo parlare di quanti migranti giungono sul nostro territorio e di cui non sappiamo quanti ne rimangono e quanti vanno via? Vogliamo parlare di quali siano le prospettive di integrazione di queste persone? Con quale scopo rimangono sul nostro territorio e con quali prospettive? L'amministrazione comunale uscente non ce l'ha mai detto, non ne siamo a conoscenza, sappiamo semplicemente che le nostre vie ed alcuni quartieri in particolare sono assolutamente pieni di frotte, di gente, di migranti che vanno in giro per la città. Questo senza andare oltre crea sicuramente un'emergenza sociale, crea un'emergenza sociale perché la gente ha paura, la gente non sa e non capisce. Queste genti che frequentano e che si aggirano per le nostre vie, a quale scopo, quanto tempo ci devono rimanere, dove sono destinati? Sicuramente la nuova amministrazione dovrà chiarirci anche questi aspetti. Un ultimo aspetto, quello relativo alla sanità. È vero che il sindaco non è il governatore della regione, però un'amministrazione comunale dovrebbe alzare la voce rispetto a certi tagli davvero incredibili che vengono perpetrati a danno del territorio ionico. Penso all'emergenza ambientale di Taranto,
penso per esempio alle patologie tumorali derivanti dall'inquinamento e riguardanti l'ambito endocrinologico, e si scopre che a Taranto i posti letto di endocrinologia da 10 vengono ridotti a 2. Uno schiaffo alla città rispetto al quale un sindaco dovrebbe davvero battere i pugni sul tavolo. Allora, noi sono contento che lei abbia toccato questo punto, perché è una delle battaglie del nostro partito. Io credo che Taranto non debba assolutamente rientrare in alcun piano di riordino ospedaliero. Taranto ha necessità assolutamente di essere risarcita per quanto ha dato all'Italia fino ad oggi. Perché è bello dire che a Taranto è stato prodotto l'acciaio migliore del mondo, è bello dire che Taranto partecipa con il suo acciaio a contribuire a rendere positiva la bilancia commerciale verso l'estero, però dobbiamo anche tenere conto che tutte le ricadute negative di quella produzione ricadono sulla pelle dei cittadini, ricadono sulla pelle dei nostri concittadini. Quindi noi come partito stiamo facendo una grandissima battaglia, anche con il nostro consigliere regionale di riferimento Perrini, perché assolutamente vogliamo che Taranto sia risarcita, e questa è la parola giusta per quanto è stato fatto fino ad oggi. Non devono mettere Taranto nei piani di riordino ospedalieri, debbono invece gratificare con l'apertura di nuovi ospedali, col potenziamento di quelli esistenti. Non è possibile che si sia dovuti arrivare ad una raccolta fondi benefica per dotare il reparto di pediatria di una specializzazione, di un ulteriore pediatra con specializzazione oncologica. Non c'è bisogno della beneficenza, noi stiamo contribuendo economicamente e con la nostra salute, assolutamente stiamo contribuendo a queste spese, quindi è necessario che noi veniamo risarciti. Non ci devono mettere insieme agli altri, non abbiamo necessità di fare ricerche, non abbiamo necessità di fare studi. A Taranto si muore a colpa del mostro, e per colpa del mostro ci devono dare la possibilità di curarci: trasporto oncologico, potenziamento degli ospedali. Non ce ne frega niente di quello che dicono a Bari, che siamo fuori i limiti di spese e fuori i limiti di budget. Ci devono risarcire per quanto abbiamo dato alla nostra nazione in termini di vite umane. Per concludere, abbiamo ancora 30 secondi, il suo appello al voto: perché votare Francesco Derrico, perché votare Direzione Taranto, perché votare in un'unica scelta Stefania Baldassarri? Perché? Perché dobbiamo cambiare, dobbiamo dare a questa città un'amministrazione seria, onesta e competente, dobbiamo avere le persone che siano in grado di intercettare e di sfruttare i progetti che la Comunità Europea ci mette a disposizione, perché abbiamo necessità che finalmente ci sia qualcuno che sieda nell'assise comunale, non perché è in cerca di un posto di lavoro o perché ha necessità di quei pochi spiccioli che vengono presi dalle commissioni, ma abbiamo necessità che il Consiglio Comunale sia composto da persone per bene, che hanno a cuore la nostra città. È questo l'appello: non disperdete il voto, votate chi realmente è in grado di rappresentarvi, votate qualcuno a cui consegnerete le chiavi di casa vostra, perché le persone che votate per i prossimi 5 anni metteranno mani nelle vostre tasche, nelle vostre case. Quindi questo è l'appello: fate conto che la persona che votate sia una persona degna della vostra massima fiducia. Siamo con Francesco Cosa, il dottor Francesco Cosa, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con SDS, appunto il Movimento Sviluppo Democrazia Sud, a sostegno del candidato sindaco, il dottor Massimo Brandimarte. E allora, Francesco Cosa, assessore comunale, Cosa, perché la sua scelta, la sua opzione è caduta sul dottor Brandimarte? Perché indiscutibilmente il dottor Brandimarte, già dal suo curriculum, è una delle persone, rispetto, non me ne vogliano gli altri candidati sindaci, è la più autorevole sotto tutti i punti di vista. Poi è una persona che è libera da tutto e da tutti, nel senso che nessuno è, diciamo, dietro le spalle di Brandimarte muove fili, ciò che invece accade in altre coalizioni. E quindi Massimo Brandimarte
Marte, una volta che diventerà sindaco, avrà anche l'opportunità di fare delle scelte importanti a vantaggio della città, senza che nessuno tiri la giacca da una parte all'altra, cosa che comunque anche in questi 10 anni di governo è accaduto e accadeva. Quindi io ritengo che avere un sindaco come Massimo Brandi Marte sia fondamentale proprio per questa libertà nell'esecuzione dell'indirizzo e anche nella composizione della giunta, perché Massimo Brandi Marte potrà comporre una giunta scegliendo le migliori risorse umane del nostro territorio per ambito. Inoltre, ecco, andiamo ai programmi, cioè al programma, anzi ai punti proprio fondamentali, quelli che in caso di elezione il dottor Brandi Marte e la squadra assessorile e consiliare porrebbero in essere. Allora, innanzitutto in materia di Ilva, noi riteniamo, e già è stato fatto un errore a livello governativo nel passaggio dello stabilimento ArcelorMittal, avevamo chiesto con forza di inserire alcuni punti cardine, tra cui l'applicazione dell'economia solidale, quindi della legge del Barba, e cioè chiunque esso sia a dover rilevare l'Ilva deve versare una quota parte del utile d'impresa a favore della città, perché noi dobbiamo iniziare un nuovo rapporto con chi si occuperà della rilevazione dell'Ilva e quindi della gestione. Innanzitutto, in primis, la produzione va decisa con la città, perché sappiamo bene che in base alla produzione aumenta anche l'inquinamento e sinceramente noi siamo stanchi di subire come stiamo subendo a causa di un governo nazionale che da una parte prova a far rifondere dei fondi sulla città di Taranto e dall'altra ti cala questa decisione dall'alto, quindi con circa 6.000 esuberi, è improponibile. Quindi applicazione della legge del Barba, l'azienda deve versare alla città una quota a parte che deve essere rivolta alla cultura, allo sport, alle bonifiche, all'ambiente, ma soprattutto noi all'interno del nostro programma in ambito lavorativo poniamo al centro la figura dell'operaio dell'Ilva, perché è sempre il più penalizzato. In questi anni anche gli ambientalisti hanno di tutto parlato tranne che dell'operaio Ilva, quindi ha bisogno l'operaio Ilva anche di una quota parte di fondi che sia utilizzata per un'assistenza sanitaria, perché sono i primi ad essere esposti, ma anche un'assistenza psicologica, perché in questi giorni avere la notizia di 6.000 esuberi, immagino e sono vicino ai lavoratori e alle loro famiglie per come stanno vivendo questo momento di ennesima incertezza. Lei ha fatto menzione della cultura, ha fatto menzione in riferimento alla cultura, un punto su cui Brandi Marte ha puntato molto. La cultura come momento di crescita del territorio è strumento, possibilità di una economia alternativa. Noi parliamo di cultura non soltanto dal punto di vista degli eventi culturali, ma cultura dalla prima infanzia, quindi grandissima attenzione alla pubblica istruzione, dai primi passi, quindi dagli asili nido, dall'infanzia, dalla scuola materna, per poi via via arrivare a un'università. Università che oggi è realtà a Taranto grazie alla nostra giunta, perché abbiamo permesso la creazione del polo universitario ionico dotandola di una sede di tutto rispetto, forse la più bella, una delle più belle della regione Puglia. Cultura anche dal punto di vista, voi sapete che qualche giorno fa abbiamo fatto proprio per mandare un segnale forte, Taranto in palcoscenico per Brandi Marte, perché tutte le forme di arte, la musica, tutto è cultura, anche l'ambiente, cultura ambientale, quindi noi investiremo molto nel cambiare anche il senso civico dei cittadini di Taranto, perché anche quello è cultura, perché fare raccolta differenziata significa fare cultura, quindi quando noi parliamo di cultura è la base programmatica di ogni scelta che deve essere fatta con alla base delle fondamenta importanti, da gente preparata e soprattutto puntare sui giovani, perché i giovani della nostra città in molti ambiti sono davvero delle risorse
Nella musica, ad esempio, abbiamo delle persone, dei ragazzi che stanno cominciando a produrre degli inediti, hanno fatto delle case discografiche, quindi molte volte i giovani in questa città si pongono da punto di riferimento anche rispetto a gente più grande di loro. Cosa, uno dei punti, innanzitutto mi ha colpito l'espressione, una frase di Brandimarte: farò semplicemente una rivoluzione pacifica, coinvolgente, galvanizzante, restituire a Tarantini un orizzonte nuovo, in senso metaforico e anche in senso fisico, l'allusione al discorso del muraglione come qualcosa che opprime, no? Allora, innanzitutto Massimo Brandimarte nell'apertura della sua campagna elettorale ha parlato di rivoluzione, poi mi viene da sorridere perché alcuni altri candidati sindaci sono diventati rivoluzionari anche loro a parole, perché abbiamo visto alcune immagini che andavano in onda sui web, quindi poi rivoluzione è diventato un termine diffuso. Massimo è capace di fare una rivoluzione perché, oltre ad essere una persona mite, pacifica, ha dalla sua l'autorevolezza dettata da una base giuridica fondamentale che ha già in sé, quindi sa dove mettere le mani, lui ama fare, ama operare, è una persona che va dritta al problema. Già da candidato sindaco si è adoperato per la risoluzione di alcuni problemi, come la vicenda della chiusura della capannina della Villa Peripato, dove aveva espresso un'opinione che poi è stata, diciamo, confermata dal Consiglio di Stato, piuttosto che sul Paesiello, dove ha fatto una presa di posizione forte. Oggi sappiamo che al Senato è in discussione la statalizzazione del Paesiello, quindi questo già significa fare rivoluzione. Dopodiché, quando ha parlato di abbattimento del muraglione, sicuramente è un tema forte. Noi con la Marina Militare vogliamo vivere un rapporto nuovo, sicuramente di rispetto, come lo è stato in tutti questi anni, però puntiamo a ridare alla città di Taranto tutti quegli spazi che oggi purtroppo non vengono utilizzati. Quindi perché avere al di là del muraglione questi spazi per poche persone, quando la città di Taranto ha bisogno di luoghi verde, di verde dove trascorre le giornate, luoghi dove socializzare? Ad esempio l'impianto di Via Cugini, che c'è il Couso, che è stata rinnovata proprio giorni fa la convenzione. Struttura sportiva, intende? Struttura sportiva, è uno di quegli spazi che abbiamo recuperato alla città. E aprire dei varchi in quel muraglione non può che giovare al benessere fisico, alla vivibilità della nostra città. Quindi anche in quell'affermazione è intesa sì come un abbattimento strutturale, ovviamente laddove è permesso, ad esempio in prossimità, in prospicienza dell'impianto di Via Cugini, il muraglione a raso, quindi avere questa barriera architettonica che offusca la città. Poi nella doppia curva di Via Cugini sapete che ogni volta che piove ci sono questi allagamenti. In un clima di collaborazione con il Ministero della Difesa, con le autorità militari locali, sicuramente, anche perché ritengo che la Marina Militare, come tutte le forze armate, anche l'aeronautica, stanno dando in questi anni grandissimo segno di apertura. Noi vogliamo continuare ad andare in quella direzione. Ok, tra i punti presenti c'è lo sport, assessore uscente allo sport. Lo sport unisce, noi vogliamo unire la città, uno sport per tutti, più strutture comunali, è il punto numero 7 del programma. Allora, quando noi 10 anni fa siamo partiti alla guida della città, siamo partiti in una situazione di deficit economico strutturale, dove non esistevano impianti sportivi. Pian piano in questi anni abbiamo posto le basi con una programmazione per dotare la città di impianti. L'impianto di Polo Sesto polivalente è stato ristrutturato, i due campi di calcetto ora a breve faranno un campo di beach volley con la sabbia, e poi ristruttureranno il campo 11 in erba sintetica. Quindi già Polo Sesto l'amministrazione comunale è intervenuta. È in corso un bando pubblico al campo di Talzano Tramontone, dove le aziende che si sono proposte hanno voluto partecipare con un investimento importante, quindi sarà riqualificato. Il campo B dello Iacovone ormai è in realtà, perché stanno per iniziare le procedure di gara per rendere il campo B in erba sintetica con la tribuna e con l'illuminazione. Cosa voglio dire? Che la futura amministrazione partirà già da una programmazione fatta, quindi ritengo che
gli investimenti prioritari in ambito sportivo vadano fatti a sul campo scuola che non può aspettare più, su tutta la struttura diciamo che poi si trova nei pressi del campo scuola, quindi la palestra Ricciardi e la ex piscina, perché quello diventerebbe un vero e proprio polmone sportivo, anche diciamo non soltanto di benessere fisico, sociale, ma anche per economico, perché poi lo sport, visto sotto gli aspetti economici, produce anche reddito a chi lo pratica e alle società, e poi anche nella nuova convenzione che abbiamo fatto con la Marina Militare per il couso dell'impianto di Via Cugini, anche lì sarà possibile investire dei fondi. Ci mancano alcuni minuti prima di concludere il nostro incontro, la nostra chiacchierata. Un appello al voto: perché il cittadino in cabina elettorale dovrebbe votare Francesco Cossa, perché dovrebbe, come consigliere comunale, perché dovrebbe votare il candidato sindaco Massimo Brandimarte? Perché il cittadino, quando va nella cabina, deve votare con coerenza. Io chiedo il voto ai cittadini di Taranto per la coerenza che ho mostrato in questi anni, perché ho messo sempre la faccia, anche quando purtroppo per le questioni contingenti non siamo sempre riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati, però nessuno può negare in questa città che Francesco Cossa nei 10 anni di governo con la giunta Stefano abbia messo la faccia. Non mi sono mai tirato indietro laddove c'era da rispondere o dove c'era da gestire problemi. Quindi dico ai cittadini di Taranto: votate con la testa, votate con coerenza. E perché votare Massimo Brandimarte? Perché rispetto alle altre coalizioni abbiamo fatto 2 liste di persone preparatissime che a vario titolo sono già... Lista Brandimarte sindaco e SDS. La mia lista SDS è composta da 16 uomini e 16 donne, tutte quante che lavorano. Se vedete nelle altre liste ci sono persone che non lavorano, che prendono anche, oltre all'indennità di consigliere comunale, mirano a prendere un rimborso datoriale, che non è proprio il massimo. Poi dico di votare Brandimarte perché è una persona autorevole, perché è una persona che ha fatto già delle rinunce ad oggi, ha rinunciato ad essere garante regionale dei detenuti con uno stipendio di 6.000 euro al mese. Quindi chiedo ai cittadini di Taranto: chi in questi anni, in questi decenni ha fatto delle rinunce? Massimo Brandimarte ha fatto delle rinunce ancor prima di diventare sindaco, quindi è un segno molto importante. E poi di ricordarsi le responsabilità, perché i vari livelli istituzionali hanno diverse responsabilità. Io dico: la politica industriale che ha ridotto l'ILVA in questo stato è da addebitare al Partito Democratico a livello centrale, così come tutte le scelte infondate. Aeroporto di Grottaglie che non è aperto è addebitabile al Partito Democratico, Regione Puglia, perché non vogliono rendere fruibile i voli civili. Il riordino ospedaliero è targato Partito Democratico. Quindi io invito i cittadini nella cabina elettorale a valutare questi elementi. Oggi abbiamo un riordino ospedaliero pessimo che ha penalizzato Taranto, abbiamo un riordino ospedaliero che non ha previsto le assunzioni promesse illo tempore, abbiamo dei cittadini di questa città che hanno fatto una colletta vendendo delle magliette per fornire la ASL ionica di 2 medici, pediatri, oncologi, quando il presidente della regione Puglia poteva tranquillamente col bilancio regionale individuare e fornire la città di Taranto di queste 2 figure. Ecco perché non votare gli altri e votare Massimo Brandimarte. In ultimo, perché non PD? Perché Taranto non ha ancora un assessore regionale di riferimento tarantino, mentre Brindisi, Bari e Lecce hanno il proprio assessore regionale tarantino. Mentre nella coalizione di centrodestra capeggiata dalla dottoressa Baldassarri ritroviamo esattamente tutte le figure che hanno provocato il dissesto di Taranto e tutte le figure che negli ultimi mesi hanno deciso di prendere le distanze da Ezio Stefano, e quindi c'è una coalizione che sarà ingestibile, dove troviamo uomini di destra, abbondantemente di destra, e uomini di sinistra, abbondantemente di sinistra. Quindi io mi chiedo: come faranno a gestire, poi a governare la città?
avendo composto questo cocktail, diciamo, davvero variopinto e variegato. Massimo Brandimarte, con due liste, ha cercato di portare avanti la coerenza che ha distinto me in questi anni e la sua persona. Siamo ora con l'avvocato Francesco Nevoli, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Allora, Nevoli, analizziamo un po' alcuni dei punti del programma. Ho nelle mie mani un volantino recante appunto 10 punti. In questo quarto d'ora cercheremo così di analizzare i più importanti o tutti sommariamente. Il volantino reca la scritta: insieme possiamo cambiare il futuro della nostra città, e questo futuro necessariamente parte dalla questione ambientale. L'ILVA innanzitutto. Sì, l'ILVA. Prima di parlare dell'ILVA vorrei chiarire una cosa. Il nostro programma è anche più articolato rispetto a quanto è previsto nel volantino. Il volantino prevede soltanto un sunto del programma, quindi abbiamo individuato 10 punti che noi riteniamo fondamentali e imprescindibili, ma ovviamente invito tutta quanta la cittadinanza a visionare il nostro programma per intero sul sito www.francesconevoli.it. Questione ILVA. Questo territorio è stanco di subire giornalmente questo olocausto continuo di morti. Soltanto qualche giorno fa è volata in cielo l'ennesima vittima, una bimba di soli 7 anni, e basta, non possiamo più tollerare una situazione del genere. Oltretutto stiamo assistendo a chiunque dovesse aggiudicarsi l'ILVA, vediamo dei tagli massicci, quindi a questo punto ci si domanda: l'occupazione non viene garantita? La morte purtroppo viene assicurata, che ci sta a fare l'ILVA? Che ci sta a fare l'ILVA, ma soprattutto lo Stato italiano che cosa ha fatto sino ad oggi? Lo Stato italiano non è stato in grado di tutelare la salute e non è in grado neanche di tutelare il diritto al lavoro, come ha detto lei, perché parliamo, ascoltiamo e sentiamo di numeri spaventosi, si parla di 6.000 esuberi. Allora noi riteniamo che ci sia soltanto una possibilità per salvaguardare al tempo stesso il diritto alla salute e quello al lavoro, ed è il motivo per il quale noi proponiamo il fermo degli impianti inquinanti con reimpiego delle maestranze, della manodopera, dei lavoratori al momento a servizio dello stabilimento nelle attività di bonifica e di decontaminazione del territorio. In questa maniera si potrà promuovere un processo di riconversione economica del territorio. Abbiamo uno strumento che potremmo utilizzare, ed è uno strumento che può promuovere direttamente il sindaco di questa città, al fine di evitare che questa città subisca ancora una volta le scelte che vengono imposte dall'alto. Questo strumento si chiama accordo di programma ed è previsto dal testo unico enti locali e prevede la possibilità che si siedano intorno a un tavolo soggetti istituzionali e non, e comunque tutti gli interlocutori che devono dire la loro opinione su un progetto di riconversione economica del territorio. Io immagino per esempio che a questo tavolo si siedano, oltre ai ministeri, oltre al comune, alla provincia, alla regione, anche l'autorità portuale, anche l'università, le associazioni industriali, le organizzazioni sindacali, la società che gestisce l'aeroporto, quindi tutti i soggetti che possono e devono dare il loro contributo per la riconversione della città. Analizzando il programma compare la voce reddito di cittadinanza. Ovviamente ci troviamo in una città purtroppo affamata, dove le emergenze sociali sono all'ordine del giorno. Cosa si intende per questo reddito di cittadinanza? In che modo e in che misura potrebbe incidere per dare ristoro a chi ovviamente versa in condizioni di disagio assoluto? Sì, il nostro programma è il programma anche della sostenibilità sociale, oltre che della sostenibilità ambientale. E quello che proponiamo noi è il reddito di cittadinanza da adottare in via sperimentale su base locale, perché c'è una battaglia che il Movimento 5 Stelle conduce a livello nazionale per la realizzazione appunto del reddito di cittadinanza. Proprio per questa battaglia c'è stata qualche giorno fa la marcia da Perugia ad Assisi, alla testa della quale c'è stato Beppe Grillo, unitamente a tutti quanti i portavoce nazionali, per sostenere il reddito di cittadinanza su base nazionale, su base locale.
Si può fare perché è stato realizzato in altre realtà a 5 stelle, è stato realizzato a Livorno, è stato realizzato a Castelfidardo, così come a Pomezia. Si può realizzare mediante la corresponsione di una somma di denaro, così come per esempio a Livorno, così come si può realizzare mediante delle borse lavoro, quindi un'intesa tra imprese e amministrazione comunale, così come si fa a Castelfidardo. Ovviamente la situazione di Taranto è una situazione disastrosa dal punto di vista economico-finanziario, quindi potremmo eventualmente ispirarci proprio al modello di Castelfidardo. Altro punto importante su cui avete incentrato la vostra attenzione è quello della legalità e della trasparenza. Assolutamente sì, è ovvio che questi punti non sono stati indicati e specificati per importanza, perché sono tutti quanti, come dicevo prima, fondamentali ed imprescindibili. Legalità e trasparenza, che cosa vogliono dire per noi? Innanzitutto una lotta all'abusivismo. Non è possibile che il commercio debba continuare ad essere stritolato dall'abusivismo. Non è possibile che dei problemi di carattere sociale se ne debba far carico il mondo del commercio. Quindi lotta all'abusivismo, che vuol dire comunque contestualmente individuare delle misure anche per l'emersione, per i soggetti che ahimè sono dediti a queste prassi. E quindi necessità di rinforzare i vigili urbani, perché la lotta all'abusivismo deve necessariamente passare da loro. Al tempo stesso, se le strade della città prevederanno una presenza più massiccia di vigili urbani, le forze dell'ordine istituzionalmente deputate ad altro, quali carabinieri, polizia, guardia di finanza, potranno effettivamente dedicarsi alle loro attività istituzionali. A Taranto purtroppo si sta ricominciando a sparare e quindi c'è da stare molto attenti a questi aspetti. Altro punto è quello della partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione, mi pare di capire il coinvolgimento del cittadino nelle scelte che l'amministrazione prenderà, insomma evitando decisioni così piovute, calate dall'alto. Sì, anche perché questo territorio ha sempre fatto i conti con delle decisioni calate dall'alto, calate dal governo nazionale, così come per i decreti 10-11 decreti Salva Ilva, così anche per le scelte dell'amministrazione comunale, che non si è mai confrontata con i cittadini. Che cosa proponiamo noi? Proponiamo sicuramente di valorizzare lo strumento del referendum, che non dovrà prevedere un quorum affinché l'oggetto, il quesito referendario, quindi l'esito, il suo esito sia preso in considerazione da parte degli amministratori, ma soprattutto proponiamo il bilancio partecipato, che è stato già realizzato in altre realtà. Il bilancio partecipato prevede che si istituiscano delle assemblee di quartiere nell'ambito delle quali i cittadini residenti fanno le loro proposte in termini di bisogni a chi è deputato poi ad amministrare questi stessi bisogni. Queste proposte vengono valutate, valorizzate e diventano una percentuale del bilancio di previsione. Leggendo così questi 10 punti, mi pare di capire, siamo quasi in conclusione, un programma che mira allo sfruttamento delle risorse naturali, dell'esistente, e quindi chiusura di fonti inquinanti, riconversione economica e innovazione, turismo sostenibile, impulso alle micro, piccole e medie imprese. Ecco, la direttrice percorrendo la quale si potrebbero raggiungere gli obiettivi. Sì, è tanto altro ovviamente, è tanto altro, anche per quanto riguarda per esempio i rifiuti. Noi riteniamo che il rifiuto debba essere considerato una risorsa e non uno scarto, e c'è da dare impulso ad un mutamento di mentalità, a un cambiamento culturale, perché partendo dal cambiamento culturale si può arrivare finalmente ad ottenere una città che possa anche essere innovativa. Noi intendiamo valorizzare le periferie, per esempio, valorizzare le periferie anche mediante una rete di trasporti efficienti. Ecco quindi che i vari problemi, le varie questioni vanno ad intersecarsi in un insieme unico. La stessa gestione dei rifiuti potrà avvenire prevedendo la possibilità che il cittadino che ripone il suo sacchetto di plastica, per esempio, riceva in cambio un biglietto dell'AMAT. In questa maniera si andrà a incentivare l'uso del trasporto pubblico locale e disincentivare l'uso della macchina. E quindi ecco perché il motivo, il problema fondamentale è che dobbiamo sempre rivolgersi, avere come faro quello della sostenibilità
sostenibilità ambientale, prima di tutto. È il momento, in 30 secondi, l'appello al voto. Perché votare Francesco Nevoli candidato sindaco? Perché votare al Consiglio Comunale Movimento 5 Stelle? Innanzitutto per me appello al voto vuol dire fare appello ai tutti quanti cittadini affinché si rechino a votare. L'11 giugno probabilmente sarà una giornata splendida, ci sarà sicuramente... Saremo baciati dal sole. Baciati dal sole, ci sarà la voglia di andare a mare, ebbene organizzandosi si potrà andare anche a votare. Al tempo stesso quello che chiedo io, quello che propongo ai cittadini, l'invito che rivolgo ai cittadini è quello al voto consapevole. Io non chiedo il voto per il Movimento 5 Stelle, io chiedo ai cittadini di informarsi, di leggere il nostro programma e confrontarlo con gli altri programmi, quelli sostenuti dalle altre liste, e poi soprattutto i cittadini dovranno valutare chi propone queste cose, perché noi siamo gli unici soggetti che hanno le mani libere, che non hanno cambiali da pagare e quindi gli unici soggetti che hanno una credibilità per poter sostenere le proposte, le nostre proposte che scaturiscono dalle istanze dei cittadini. Quindi invito al voto e al voto consapevole. Dunque, da un candidato all'altro, ora andiamo in pubblicità. Incontro con il dottor Franco Sebastio, candidato sindaco per Taranto, a capo di una coalizione composta da quattro liste, Mutavento, Siamo Taranto, Taranto in Comune e ancora Movimento per il Territorio e la Vita. E allora, dottor Sebastio, dopo una lunga carriera spesa al servizio della giustizia, l'impegno civile nell'ambito politico. Come è nata questa decisione intanto? Beh, nada, lì se lo ricorderà pure perché lì è di Taranto e quindi per tanti anni in passato, almeno da una ventina d'anni a questa parte, ogni volta che a Taranto c'era una competizione elettorale, vuoi politica, vuoi amministrativa, puntualmente io sono stato avvicinato, mi sono stati offerti. Tirato per la giacchetta, come si suol dire. Bravo, tirato per la giacchetta e io puntualmente ho rifiutato. Perché ho sempre sostenuto la tesi secondo la quale un magistrato può entrare in politica, ma a quel punto è opportuno che si dimetta da magistrato, che abbandoni la toga. Questa è una regola, diciamo, morale, non una regola giuridica, è una regola che naturalmente non dovrebbe valere solo per la categoria dei magistrati, ma dovrebbe valere per tutti i servitori dello Stato, per esempio, che svolgono incarichi particolarmente delicati, prefetti, sindaci, questori, direttori e via dicendo. Allora io fino a che sono stato magistrato ho rinunciato e ho rifiutato. Da un anno e mezzo sono in pensione e quindi sono libero di disporre della mia esistenza e siccome accanto all'amore per il lavoro e per la tua c'era l'amore per la mia città, a quel punto, viste le condizioni nella quale si trova la nostra città, ho deciso di propormi all'elettorato per vedere se vi era la possibilità di fare qualcosa. Ha una coalizione che è, come dire, scevra dai partiti, lontana dai partiti e si rifà alla società civile, quattro liste civiche. Precisiamo, da parte nostra non c'è un atteggiamento assolutamente negativo nei confronti dei partiti politici. I partiti politici rappresentano il sale della democrazia, quindi noi quando abbiamo avviato il nostro discorso ci abbiamo tenuto a precisare e lo ribadisco ogni volta quando ne ho l'occasione, noi abbiamo ritenuto che non era il caso che noi ci potessimo collegare
ammesso che ci avessero voluto, con quelle forze politiche, vuoi di centrodestra, vuoi di centrosinistra, che secondo noi avevano determinato la situazione completamente negativa nella quale versa la nostra città. Quindi non c'è un rifiuto a priori di tutto ciò che è partito politico o di forza politica, ma il rifiuto era pregiudiziale per i motivi che le ho detto. È chiaro però che quando dall'orizzonte delle forze politiche escludiamo le forze di centrodestra, le forze di centrosinistra, insomma, rimane ben poco. Con alcune di queste forze minoritarie, dovrei dire molto contenute e molto ridotte, un certo percorso comune è stato avviato, con altre no, però il presupposto è sempre questo: noi andiamo avanti per la nostra strada, non abbiamo e non firmeremo mai cambiali politiche in bianco, perché poi le cambiali devono essere onorate quando vanno in scadenza, e continuiamo sulla nostra strada. Andiamo al programma, i punti nevralgici essenziali. E il nostro programma si articola in due direzioni, attenzione, noi abbiamo una serie di problemi, diciamo, territoriali per così dire, e poi abbiamo una serie di problemi di portata molto più ampia e generale. I problemi, diciamo, specifici territoriali sono i più variegati, i più complessi. C'è il problema del recupero delle periferie, c'è il problema del recupero della città vecchia, c'è il problema dei servizi sociali disattesi, c'è il problema del recupero del patrimonio artistico, del problema della cultura, del recupero della cultura, il recupero del verde e così via, insomma, chi più ne ha più ne metta. Accanto a questi problemi di carattere generale, poi ci sono dei problemi pesantissimi che riguardano la nostra città e che stanno lì come delle mine vaganti che ci auguriamo non debbano mai esplodere in futuro. Mi riferisco alla prossima sentenza che chiuderà la vicenda dei BOC, triste eredità del periodo di gestione del centrodestra, che se dovesse essere negativa potrà comportare un esborso da parte del comune di centinaia di milioni di euro. Ingabbiando e legando le mani al prossimo sindaco, di fatto, sarebbe un macigno che graverebbe. E beh, indubbiamente, legando completamente le mani no, perché sennò allora ci sarebbe proprio da dire vabbè, allora lasciamo perdere. Però, limitando il potere di incidere. Indubbiamente sarà. Poi c'è il problema della situazione del dissesto di Taranto, che dopo 10 anni non solo non viene chiuso, ma si ripercuote sulle gestioni finanziarie. Sappiamo per esempio che recentemente un gruppo di ispettori ministeriali ha compilato una relazione ispettiva addebitando, mi pare, 140-150 violazioni o inadempienze da parte dell'amministrazione comunale attuale nella gestione del patrimonio e della cosa pubblica, e di queste osservazioni si dovrà tenere conto. Abbiamo avuto un bilancio che è stato approvato malgrado il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi queste sono mine vaganti che ci auguriamo non debbano esplodere da un momento all'altro in futuro. E poi c'è la questione dell'ILVA che è la... Ora ne parliamo. E ora abbiamo visto l'assegnazione ad ArcelorMittal. Certo, anche come tempistica io ho avuto l'impressione quasi di un colpo di mano, perché sarebbe stato opportuno attendere l'insediamento del nuovo sindaco, perché la figura del sindaco di una città particolarmente violentata dal punto di vista ambientale non è certo una posizione, una figura marginale. Ora ci troviamo a questo gruppo, bisognerà vedere se quegli impegni verranno mantenuti. Sta di fatto che in questo anelito a contemperare ambiente e occupazione, già per quanto riguarda l'occupazione si parla di 6.000 posti in meno. Considerando che la situazione ambientale, lo dicono i dati, precipita, non so che futuro si staglia all'orizzonte. Ma questo modo di procedere nella vicenda che ci interessa, per la verità, non mi meraviglia più di tanto, perché noi sappiamo che lo Stato
nelle sue più alte diramazioni, a un certo punto ha fatto un discorso molto chiaro e molto pragmatico, cioè ha detto: signori miei, siccome la produzione siderurgica è fondamentale per l'economia nazionale, non per l'economia di Taranto, per l'economia nazionale, allora io Stato mi rendo conto dei problemi anche in termini di ambiente, di inquinamento, di salute, però miei cari, dovete avere pazienza, noi dobbiamo pensare a non creare disavanzi e contraccolpi nel settore della produzione siderurgica e quindi occorrerà tempo e decidiamo solamente noi. Questo principio è stato sancito in ben 10 diverse leggi via via approvate dallo Stato. E allora a questo punto noi dobbiamo riconoscere che gli organi territoriali, comune, provincia e regione e anche la stessa autorità giudiziaria è stata, diciamo, bypassata da parte degli organi centrali di governo in questa ottica che abbiamo detto. E allora se l'ottica è questa, io non mi meraviglio più di tanto del fatto che perseguendo questa maniera di procedere si sia arrivato anche a questa ulteriore determinazione delle società che devono acquisire il patrimonio aziendale e via dicendo, senza che vi sia stato un interpello da parte nei confronti degli organi territoriali. Questo è tipico della maniera di procedere del governo, dell'organizzazione statuale, e quindi non ci possiamo meravigliare più di tanto. Questa è la situazione. Dal suo angolo visuale, 40 anni di magistratura, Tarantino Doc, lei conosce, come dire, vita, morte e miracoli, per così dire, di Taranto e dei tarantini. Come ha visto, più che l'evoluzione, l'involuzione di questa città in questi anni, e come invertire la rotta, come mutare il vento, far mutare il vento, come dice il nome, o recita il nome di una delle sue liste, Mutavento, la prima. Per prima, diciamo, e il compito è enorme, è arduo. Guardi, io certe volte la mattina quando mi sto vestendo e penso a quello che potrebbe accadere e quello che potremmo un domani, io e i miei collaboratori, i miei amici, i miei compagni di percorso, si potrebbero trovare a dover affrontare in futuro, certe volte mi spavento addirittura e vedo con piacere che invece altrettanti timori non ci sono in altri colleghi aspiranti candidati sindaci, evidentemente è per mia pochezza intellettuale o per loro incoscienza. Ma diciamo che io sono sempre in dubbio pro rio e quindi mi riferisco alle mie modeste capacità personali. Quindi la situazione che si andrà a prospettare questa sarà. D'altra parte adesso è il momento delle decisioni e degli interventi importanti, della presa di coscienza e di consapevolezza, perché questa città è arrivata oramai agli estremi, è una macchina che corre perso un burrone, e allora sarà necessario, per evitare che la macchina finisca nel burrone, sarà necessario fermare questa corsa verso il precipizio, invertire la corsa, il percorso, la direzione e poi piano piano riportarla in una situazione di normalità. Il nostro slogan è questo: noi vorremmo un miracolo per questa città, e per noi il miracolo è che Taranto torni ad essere una città normale nella quale si osservano le regole. Uno dei problemi maggiori che attanagliano Taranto, certamente le emergenze sociali sono sotto gli occhi di tutti. Queste emergenze sociali, figlie della crisi occupazionale, determinano episodi di criminalità, sfociano nella devianza. Come interrompere questo circuito vizioso? Perché poi se non si garantisce occupazione o se non si creano i presupposti per l'occupazione, chi già è abituato a delinquere si trova nel suo humus naturale per continuare a reiterare quella condotta. Ma secondo me ci sono due percorsi da seguire. Cioè c'è innanzitutto il percorso economico, cioè la questione, quella che ha detto lei prima, e cioè
in questa città c'è una situazione economicamente assolutamente negativa. Bisognerà cercare di invertire la rotta in questa direzione, creando attenzione, non posti di lavoro in sé per sé, perché il comune non può dare posti di lavoro, il sindaco non può assumere le persone, né può creare lui posti di lavoro per darli alle persone che ne avrebbero diritto. Però il comune potrà e dovrà attivarsi per porre in essere i presupposti perché nascano necessità di lavoro. Le faccio un esempio: siccome Taranto è una città che ha maturato un credito di riconoscenza risarcitoria nei confronti dello Stato, è evidente che la prossima amministrazione dovrà battersi affinché questi crediti vengano finalmente riconosciuti e questi risarcimenti vengano assegnati. E quando parlo di risarcimento non mi riferisco solamente a qualche elemosina, qualche somma di denaro più o meno modeste che poi sparisce strada facendo e se ne perdono le tracce. Io mi riferisco alla possibilità di avviare tutta una serie di lavori, di attività, di cantieri, apertura di cantieri, cominciando dalla città vecchia e finendo poi a tutto ciò che ci circonda, ottenendo finanziamenti dalla regione, dallo Stato e soprattutto dalla comunità europea. Se si agisce in questa direzione si creeranno possibilità di lavoro da una parte. Poi c'è l'altro aspetto. Noi viviamo in un momento nel quale si assiste ad una forma, ad una situazione di non viene preso in considerazione il principio, come ho detto prima, dell'osservanza delle regole. Ognuno fa quello che gli pare, non ci sono interventi né dall'alto né dalla periferia. Questo clima di illegalità e di inadempienza diffusa induce appunto a incrementare questa situazione di crisi. Anche sotto questo punto di vista l'amministrazione prossima dovrà dare l'esempio e ripristinare quei principi di osservanza delle regole ai quali prima ho fatto riferimento. Una Taranto, almeno quella che io sogno, che dovrebbe vivere di mare, risorse naturali, patrimonio storico e turismo. Al momento si vedono solo le ciminiere fumanti morte. E noi dobbiamo fare un ragionamento pragmatico. Questo tipo di impianti, tipo quello che noi prendiamo in considerazione, questi impianti hanno un inizio, una esistenza e una fine. E ci sono dei cicli economici che non sono mai eterni, a un certo punto si concludono e tanto probabilmente prima o poi avverrà anche nella nostra. Deve essere il mercato a determinare la morte prima ancora di quella di, diciamo, decisioni giudiziarie o quant'altro, proprio per una legge di mercato. Ma difatti io dico sempre che quello stabilimento, come tanti altri stabilimenti in tutto il resto d'Italia, possono essere chiusi, ma a chiuderli non sarà né l'amministrazione né le leggi e tantomeno l'autorità giudiziaria, sarà la legge del mercato. La legge del mercato è impositiva e non ammette appelli o ricorsi in Cassazione sotto questo punto di vista. Allora bisognerà pensare, ma si sarebbe già dovuto cominciare da 5 anni fa a pensare a delle soluzioni alternative che naturalmente non si potranno realizzare dall'oggi al domani nel giro di... Ci vorranno i tempi tecnici per creare delle forme di economia alternativa, che sono per esempio quelle alle quali lei faceva prima riferimento. E purtroppo il problema è che abbiamo perso già 5 anni da quando la questione finalmente è esplosa. Che ci fosse questa questione lo si sapeva già da prima, specialmente presso i vari organi competenti centrali e periferici. Però diciamo che la questione è esplosa in maniera incontrovertibile 5 anni fa. Si sono persi 5 anni, in questi 5 anni si sarebbe dovuto cominciare a lavorare per il futuro e cominciare a mettere le fondamenta di un palazzo che poi avrà bisogno dei tempi tecnici. Abbiamo perso 5 anni, dobbiamo cercare di spingere in questa direzione perché altro tempo non è più possibile perderne. E allora siamo al momento così di accomiatarci. Un appello in 30 secondi: perché votare Franco Sebastio, perché votare una delle 4 liste a suo sostegno? Ma perché votare la mia persona? Io l'ho detto tutto sommato, l'ho detto più volte, tutto sommato sono una persona di esperienza, conosco bene questa città,
perché ci vivo da sempre, da quando sono nato, quindi la conosco in tutti i suoi aspetti, conosco le persone, conosco la popolazione, conosco i centri di potere, i centri direzionali, conosco le leggi, so districarmi nei regolamenti, se apro una pratica edilizia o una pratica di un appalto e via dicendo, faccio qualche esempio, sono in condizione di rendermi conto dove ci possono essere dei problemi e so come fare per intervenire, per eliminarli. Ho dimostrato attitudini organizzative perché ho diretto uffici giudiziari di grosse dimensioni, la procura della pretura, la procura del tribunale, ho coordinato e diretto l'attività degli organi di polizia giudiziaria più disparati, carabinieri, polizia, guardia di finanza eccetera, quindi tutto sommato ritengo, non ritengo di essere un grande uomo politico, non mi posso certo paragonare ad Angela Merkel o a Barack Obama o alla buonanima di Aldo Moro, per carità, però il nostro deve essere un discorso relativo, data la situazione locale nostra, penso tutto sommato di avere un po' di titoli che mi possono consentire di farmi avanti senza essere tacciato di superbia e di immodestia. Eccoci con il dottor Ernesto Deri, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con la lista Taranto in Comune a sostegno del candidato sindaco, il dottor Franco Sebastio. E allora Deri, intanto spieghiamo le ragioni di questa scelta, perché Franco Sebastio, una scelta mi pare di comprendere in continuità con il suo percorso politico ispirato alla legalità. Sicuramente era la prosecuzione di quello che noi abbiamo visto in questa prima consiliatura con questo processo ambiente svenduto che il procuratore Franco Sebastio insieme al GIP Todisco hanno affrontato finalmente questa questione centrale per la nostra città. E sicuramente in continuità con le operazioni che devono necessariamente essere fatte, quindi quello che era previsto dalla magistratura che purtroppo il governo ha cercato di bloccare con questi vari 10 decreti salva Ilva piuttosto che salva Taranto. Ammazza Taranto dovremmo dire. E infatti era proprio quello, dice, hanno salvato, magari hanno pensato più alla famiglia Riva e non alla salute dei tarantini e ai lavoratori tarantini. Lei è autore di un emendamento, è stato autore nella uscente diciamo, consigliatura di un emendamento attraverso il quale il Comune di Taranto si è costituito parte civile nei confronti dell'Ilva. Sì, noi nel consiglio che facemmo immediatamente dopo questa esplosione ci furono anche delle manifestazioni un po' anche così prese dal momento, quindi una reazione a caldo più contenuta di alcune sigle rispetto ad altre. Ecco, noi eravamo, la posizione nostra era sicuramente più vicina alla posizione della FIOM, che non voleva contestare la magistratura, cioè bisogna come al solito contemperare quelli che sono due diritti costituzionali. L'emendamento che io feci e che fu quello sul quale ci fu la convergenza, l'unanimità di tutto il Consiglio Comunale, era chiaramente la costituzione di parte civile qualora la famiglia Riva fosse andata a processo, perché parliamoci chiaro, questa è la questione delle questioni. Taranto ha subito e subisce ancora, e noi avremo gli sviluppi nell'arco del breve tempo, cioè parliamo di giorni, che cosa accadrà dell'economia tarantina. Allora l'interesse deve essere unanime, questa frammentazione, questa dispersione del voto, questo voler fare quasi un concorso pubblico, qua si sta parlando delle sorti di una città di 200.000 abitanti. Cosa deve accadere di questa città? Io sono fortemente preoccupato. Io quando il dottor Sebastio mi ha chiamato, se non ha chiamato tante persone, quindi io sono stato anche lusingato da essere tra quelli scelti dal procuratore Sebastio.
cosa deve accadere nel futuro prossimo di questa città, perché noi tutti, in tutti i programmi, tutti i candidati sindaci hanno detto uno sviluppo alternativo, ben venga. Ho visto un video di Taranto che cos'era 60 anni fa, 70 anni fa, una bellissima città marittima con le sue risorse naturali, il mare, il porto, il turismo, l'archeologia. Faceva 80.000 abitanti, 90.000 abitanti, quindi bisogna fare delle scelte quindi in questa occasione. Tornando alle tematiche ambientali, lei ha preso anche una posizione netta nei confronti di Tempa Rossa. Sì, noi sempre in Consiglio Comunale abbiamo detto che non si poteva aumentare inquinamento ad altro inquinamento, e sicuramente nella scelta, come dicevo prima, di uno sviluppo alternativo alla grande industria, occorreva dire no a Tempa Rossa, come abbiamo detto tutti, solo che io l'ho detto e mi sono astenuto in quell'occasione, io e un altro consigliere solamente, quindi in due, quando c'è stato anche il TAR che aveva deciso in favore della Total, quindi contro quella che era una decisione politica. Contro la decisione politica il TAR ha prevaricato, diciamo, quello che era l'indirizzo politico, e ha detto noi per quello che riguarda la strategia diciamo del sviluppo degli idrocarburi serve lo stabilimento, insomma l'oleodotto che prende il nome dell'area dove viene fatta l'estrazione, che è in Basilicata, e quindi anche là tutti i benefit, tutte le, come si dice, le royalty stanno nella regione dove si estrae. E per Taranto non c'è una ricaduta. Io posso tornare un attimino? Prego. Allora, nella vicenda Ilva, parlando anche con il dottor Sebastio, ho detto: ma come mai il governo, che ha già l'esempio di cosa è stato il disastro compiuto dalla famiglia Riva, non ha inserito nel capitolato una fideiussione? Cioè le banche, quando devono fare dei prestiti, chiedono garanzie, lavoratori dipendenti, se c'hai la casa, se non c'hai questo. E noi che garanzie abbiamo avuto da questa cordata che dovrebbe prendersi lo stabilimento? È stata inserita una fideiussione di 5 miliardi affinché questi 5 miliardi servano per ottemperare tutte quelle prescrizioni previste dall'AIA per le quali si sono battuti il procuratore Sebastio e il GIP Todisco? Il governo ha pensato a Taranto, ai tarantini, alla salute? Nel frattempo che questi indiani stiano qua non so per quanti anni prima di smantellarla completamente, non solo quindi 6.000 esobri, ma a chiuderla definitivamente, cosa accadrà dell'economia di questa città? Avremo la possibilità di avere dal governo una pianificazione su quello che può essere lo sviluppo di questa città? Certo che c'è anche un dubbio, non so se poi tu condividi, ma anche nei tempi, cioè il governo ha scelto di vendere o svendere, non lo sappiamo ancora, lo stabilimento proprio durante questo periodo, cioè proprio durante il periodo in cui c'è un sindaco che oramai può fare solo esclusivamente la normale amministrazione, oramai non più ricandidabile, quindi senza aspettare l'insediamento del nuovo sindaco, di un nuovo consiglio comunale, e questo francamente è un po' antipatico. Taranto è una città terribilmente affamata, la sofferenza è davvero triste vedere persone di anche ceto medio-basso rovistare tra i cassonetti, e a rendere ancora più purulenta, per così dire, la piaga c'è la questione della pressione tributaria. In questo senso lei si è mosso a difesa, diciamo, delle categorie medio-basse. Certamente, certamente. Nella scorsa consigliatura, nell'uscente consigliatura. Certamente, ricordi bene, e in effetti quando c'è stata questa possibilità dalla legge di poter aumentare ad alcune categorie per portarle poi in detrazione a quelle più povere, noi abbiamo fatto pagare più caramente la grande industria, e quindi non solo l'Ilva ma anche la Cementir e l'Eni, e anche, per dire la verità, anche le banche, e portarlo poi in detrazione alle case con delle rendite catastali più basse, quindi quasi i 2/3 delle abitazioni di Taranto hanno avuto uno sconto di 70 euro.
Deri, andiamo un po' ai programmi. Come ridisegnare Taranto? Qual è il progetto condiviso da lei e dal candidato sindaco Sebastio? I punti nevralgici del programma sono abbastanza semplici, nel senso che poi alla fine è una cosa che la città ha già, non è che dobbiamo inventare nulla. Sotto i nostri piedi c'è un tesoro nascosto e lo sappiamo già andando a esplorare nella città vecchia quel bel esempio che sono gli ipogei. Attrazione turistica incredibile che dovrebbe essere maggiormente valorizzata. Quindi l'incremento di quello che è le risorse naturali di questa città, riappropriarci del Mar Piccolo se la Marina Militare si sposterà su Chiapparo, come ormai gran parte della Marina Militare è spostata su Chiapparo, quindi approfittare delle bonifiche di Mar Piccolo per far sì che insomma i turisti possano vedere questa bellezza di questa città, dell'isola tra i due ponti, tra il ponte di pietra e il ponte girevole e questo mare che poi è il Mar Piccolo all'interno di questa città. Sembra una città, vederla dall'alto, che potrebbe essere nulla da togliere a Venezia, però voglio dire... A Venezia del Sud. Potrebbe avere tante, tante opportunità questa città. Andrebbe valorizzata, ma per essere valorizzata c'è bisogno di onestà. Quindi ora torna al discorso della legalità, della trasparenza, questi punti che lei ha visto con convinzione, con entusiasmo nella figura del dottor Sebastio. Sì, io credo che questa città e i tarantini abbiano bisogno principalmente di avere un'amministrazione onesta. Noi in questi anni abbiamo visto che cosa è significato cercare di risanare un dissesto finanziario provocato da un'amministrazione di centrodestra. È toccato andare a recuperare, tagliare dei fondi che potevano essere destinati alla città per pagare un debito. E noi abbiamo accantonato quasi 40-50 milioni di euro all'anno per sanare quel debito. Chiaramente quei soldi potevano essere gestiti al meglio per dare sempre maggiori servizi ai tarantini. Deri, ora siamo negli ultimi minuti. Il suo appello al voto, il voto per la sua persona come candidato al Consiglio Comunale, per il dottor Sebastio candidato sindaco. Abbiamo quasi 1200 candidati al Consiglio Comunale, aspiranti consiglieri comunali e 10 candidati sindaco. I motivi per i quali lei ha posto la sua candidatura e l'appello al voto. Beh, la mia candidatura l'abbiamo sostanzialmente già detta. Io ritenevo che l'esperienza fatta quindi in questi 5 anni, per 4 anni in maggioranza e l'ultimo anno invece mi sono reso indipendente, perché avrei voluto una maggiore pressione, una maggiore presa di posizione nei confronti del governo centrale, soprattutto nella venuta di Renzi a Taranto. Quello era il momento di non chiedere affatto grazie a Renzi, anzi, Renzi ci aveva promesso che il primo decreto del 2015, la prima legge su Taranto, doveva vedere Taranto al centro, Taranto era fondamentale, Taranto era importante perché aveva subito tanto. Ci hanno detto dell'importanza finalmente riconosciuta del nostro museo, però contestualmente hanno tolto la sovrintendenza archeologica, cioè quindi una incoerenza incredibile. Se dobbiamo puntare a quel tipo di economia, a quel tipo di attività produttiva, bisognava lasciare la sovrintendenza archeologica a Taranto, con tutto il rispetto di Lecce barocca, ma noi Taranto è la capitale della Magna Grecia. Per concludere, al cittadino che la conosce e al cittadino che non la conosce, perché credere in Ernesto Deri? Allora, io, Luigi, ci conosciamo da diversi anni e ci ho dovuto pensare molto prima di candidarmi. Non ti nascondo che c'è stato questo rammarico
di non aver puntato ad ottenere qualcosa di più. Poi ho incontrato tanti amici che anche loro delusi da questa situazione e mi hanno detto: Ernesto, ma che devi fare? Ti devi candidare? No, forse non mi candido. E ho visto loro, ho detto: vabbè, se tu non ti candidi noi non andiamo a votare. E questo è sbagliato. Non andare a votare non risolve il problema, perché non votare significa dare una delega in bianco ad altri che magari hanno interessi particolari che vanno sicuramente a votare. Invece il cittadino libero, quello che crede nella giustizia, crede nella legalità, crede nell'onestà, il voto libero, deve esprimere il proprio voto, quindi è importante andare a votare. Poi ognuno sceglie la persona che reputa più onesta e quindi diciamo che questi amici che mi seguono ormai da tempo hanno detto: no Ernesto, tu ti devi candidare perché noi ti sosterremo, e quindi questo mi ha dato la spinta di continuare. Ed ora il nostro incontro con uno dei 10 candidati alla carica di sindaco, Piero Bitetti. Piero Bitetti guida una coalizione di 7 liste. Intanto Bitetti, parliamo di questa coalizione, le caratteristiche, una pluralità di liste che rappresentano, come dire, le facce, uno spaccato della società civile. Sì e non solo, grazie innanzitutto per la possibilità che mi date di parlare agli elettori. 7 liste che si sono messe insieme con 2 punti programmatici condivisi e nessun altro, nel senso che non c'è un accordo prematrimoniale di base, non ci sono accordi per poltrone come è successo in altre coalizioni, ma 7 liste che si sono messe insieme avendo appunto un duplice scopo. Il primo: guardare con attenzione alla collettività e alla qualità della vita, e il secondo: fare una squadra di governo di altissimo profilo con persone autorevoli perché riconosciute dalla popolazione, che devono poter gestire la cosa pubblica. 7 liste, come dicevamo, fatte da ragazzi e ragazze, giovani, qualche meno giovane, con alcuni con esperienze politiche, perché crediamo che l'esperienza politica sia fondamentale per poter gestire la cosa pubblica, e con ragazzi che si sono misurati per la prima volta e che intendono voler dare un contributo. Parliamo anche di giovani professionisti, parliamo di docenti universitari, parliamo di docenti delle scuole di tutti i gradi, di persone che provengono dal mondo dell'impresa, commercianti. Poi abbiamo delle liste che si rifanno al cattolicesimo puro e al socialismo europeo libertario. C'è anche la rappresentanza dei pensionati. Esatto, la 7ª lista è quella dei pensionati e invalidi civili, che dà un grosso contributo in termini di punto di, diciamo, di vista della città e di una parte della popolazione che molto spesso viene trascurata, molto spesso è, diciamo, lasciata sola, e grazie al loro contributo nel nostro programma abbiamo inserito la questione che riguarda gli indigenti, perché vogliamo che a Taranto nessuno si senta abbandonato, nessuno si senta lasciato solo. Vogliamo portare a casa delle persone indigenti il cibo, consentire a tutti loro di avere un tetto sotto il quale dormire e in particolare garantire cure che molto spesso sono cure a pagamento, la famosa ricetta bianca, che vogliamo dare a tutti gli indigenti, e in particolare, perché la cosa è veramente vergognosa quanto insopportabile, quando si tratta di bambini. Una coalizione che appare scevra dai partiti e che punta appunto sulla società civile, sulle varie rappresentanze del territorio. Una città che ha bisogno non di polemiche, non di bandiere, non di stemmi, ma di contenuti, di programmi.
Ma sì, appunto, come dicevamo prima, queste persone hanno deciso di dare il proprio contributo. Parliamo di persone che hanno da vivere, che quindi non hanno confuso la politica con l'occupazione, nel senso che sono persone libere, tutti noi siamo liberi, abbiamo le mani libere e non abbiamo vincoli di gettone di presenza, quindi delle indennità da consigliere comunale o da sindaco. E la cosa importante è che siamo fuori dai partiti, non perché non crediamo nei partiti, ma perché crediamo nei partiti che fanno la politica con la P maiuscola, nella politica che ascolti anziché pensare soltanto a formare le classi dirigenti future. Parliamo di alcuni partiti che purtroppo sono presenti sul nostro territorio e verso i quali siamo nettamente contrari, i cosiddetti partiti padroni, visti come delle congreghe dove i sacerdoti e dove i sommi vati sono sempre gli stessi e parlano sempre lo stesso numero di fedeli, che per fortuna si riduce sempre di più. Andiamo ai punti essenziali. Ovviamente il programma è molto ampio e molto variegato, ma andiamo, come dire, ai punti essenziali del suo programma. Allora, innanzitutto credo che per gestire la cosa pubblica, per gestire un'amministrazione comunale come quella di Taranto, sia obbligatoria l'esperienza, sia obbligatorio conoscere a fondo la macchina amministrativa, di conseguenza le norme che la regolano, ma conoscere proprio le dinamiche interne a una pubblica amministrazione. Bene, e io sono amministratore da più di un decennio e conosco molto bene la macchina amministrativa. La stessa cosa non la possiamo dire per gli altri candidati, in quanto mentre uno di questi ha un'esperienza negli enti pubblici, gli altri otto sono completamente avulsi dalla macchina amministrativa e avulsi dalla conoscenza. Hanno magari avuto incarichi importanti, di tutto rispetto, ma sono veramente lontani dalla macchina amministrativa. Alcuni di questi non sanno neanche dove si trovano gli uffici comunali, quindi credo che partire dalla posizione più importante, quindi dalla figura apicale di un'amministrazione comunale, che è il suo legale rappresentante, cioè il sindaco, è come dire che io mi faccio operare da un camionista, con tutto il rispetto per i camionisti. Ecco, il problema dei problemi che attanaglia Taranto è certamente la questione ambientale. È stato perpetrato l'ennesimo schiaffo nei confronti di questa città, forse perché si è deciso, no? Si è presa una decisione ancora senza che sia stato eletto il sindaco. Sì, a prescindere da questo, noi già nel programma elettorale siamo stati molto netti, perché abbiamo le idee molto chiare. Chiunque sia, all'epoca dicevamo chiunque sarà, ma oggi diciamo che conosciamo il nostro interlocutore, quindi diciamo chiunque sia il nuovo proprietario, il nuovo padrone dell'Ilva S.p.A., gli diciamo in maniera chiara e determinata che il principale interlocutore sarà il sindaco di Taranto. Di conseguenza le condizioni devono essere sempre le stesse, in primis rispetto per il territorio e per i cittadini. Ovviamente faccio riferimento alla salute e all'inquinamento, ovviamente faccio riferimento alla puntuale applicazione dell'AIA in tempi certi, che non devono essere dilatati, quindi ineludibili. Parliamo della copertura dei parchi minerali, anche qui in tempi certi, sicuramente non chiediamo di farlo in un giorno, in due, ma neanche in 40 anni, comprendiamo i tempi che saranno necessari, ma ecco, non consentiremo ritardi. Come parliamo di contenimento della produzione che utilizzerà l'uso del carbone, questo perché capiamo che il carbone serve per dare qualità all'acciaio, ma allo stesso tempo capiamo che un'azienda deve poter rimanere sul mercato per produrre, quindi garantire i livelli occupazionali, ma nello stesso tempo pretendiamo anche il rispetto di noi cittadini. E poi, per esempio, pensando al quartiere, allo sfortunato quartiere vicino, che è il quartiere dei Tamburi, il quartiere Tamburi, chiediamo che le strade dovranno essere pulite e lavate, ma quella polvere dovrà essere aspirata frequentemente, perché i cittadini non devono ammalarsi. Ecco, lei ha toccato nei giorni scorsi la
questione sanitaria che va purtroppo a braccetto con quella ambientale. Beh, la Regione Puglia è stata abbastanza drastica nei confronti del territorio ionico. Basti considerare certi tagli che il piano di riordino ha riservato alla nostra bistrattata città. Basti considerare che per avere due pediatri specializzati in problematiche oncologiche abbiamo dovuto rifarci, grazie a Dio, alla sensibilità di persone venute da fuori e sensibili alle problematiche tarantine, alle famose collette. La questione sanitaria va presa di petto anche da parte del prossimo, anche e soprattutto da parte del prossimo sindaco. Sicuramente sì. La Regione Puglia è ingenerosa nei confronti della città, dove bisognerebbe garantire più di tutte le altre città della Puglia i livelli sanitari, perché come appunto dicevamo in premessa siamo caratterizzati in negativo dalla questione ambientale. E invece purtroppo siamo il fanalino di coda e questo non è più ammissibile. Pretenderemo più posti letto, pretenderemo più personale sanitario, pretenderemo pronto soccorso efficienti con la riapertura nel più breve tempo possibile di quelli che hanno chiuso con una banale scusa durante un periodo estivo, o al massimo chiederemo il potenziamento, l'ampliamento e il rifocillamento, no, volutamente dico questo, utilizzo questo termine, delle risorse umane, del personale sanitario che opera nei pronto soccorso. Il personale del pronto soccorso, del Santissimo Annunziata ha la mia massima stima, perché si assumono responsabilità importanti in quanto lavorano in condizioni disumane ed è facile sbagliare. Quando un medico sbaglia, sbaglia con le vite umane, noi questo non lo possiamo consentire. Ma mi permetto anche di dire che l'alibi del nuovo ospedale non deve più esserci. Abbiamo bisogno di avere certezze sui tempi, conoscere i progetti e in particolare quello che ci è stato tolto ci deve essere ridato subito e ne ridiscuteremo quando avremo il nuovo ospedale. Invece qui ci viene tolto con la premessa e con la promessa che ci sarà un nuovo ospedale, ma non sappiamo quando e in quanti anni questo si verificherà. Taranto e le sue risorse dal punto di vista paesaggistico, naturale, le sue risorse dal punto di vista storico, il patrimonio archeologico immenso della Magna Grecia, certamente una base per dare vita ad una economia alternativa, diversificata. Sì, parlerei di economie aggiuntive, perché il nostro territorio deve tornare a essere un territorio ricco, dobbiamo avere la capacità come politici di attrarre gli investimenti. Taranto è sempre stata grande, è sempre stata centrale, per questo noi chiediamo la centralità della città, la chiediamo al centro dell'arco ionico, quindi parlando alla vicina Basilicata, alla vicina Calabria, alle città di Matera e Potenza, di Crotone, quindi di tutto l'arco ionico fino ad arrivare al Salento. Taranto ha potenzialità inespresse che dobbiamo necessariamente riportare alla luce. Provo a pensare ai 2700 anni di storia da raccontare, provo a pensare ai resti archeologici, al museo, al Martà, ma alle tante bellezze. Ho un museo a cielo aperto che vanta Castello Aragonese, Ponte Girevole, ipogei, percorsi delle chiese, tombe a camera, i parchi archeologici, perché Taranto non è solo Taranto capoluogo, ma Taranto è il capoluogo al centro di una provincia con altri 28 comuni che hanno anche altre potenzialità inespresse. Quindi il sindaco di Taranto dovrà guardare a Taranto quale capitale di un sistema economico più ampio e più produttivo. In questa ottica la questione aeroporto. Sicuramente sì, ma non solo. Aeroporto e porto. L'aeroporto sicuramente può essere caratterizzato dall'arrivo dei charter da domani mattina. Il nostro scopo è di far arrivare i turisti con i charter, gli stessi imbarcarli sulle navi da crociera che partiranno da Taranto e ritorneranno a Taranto. È fondamentale lo scalo, è fondamentale la partenza della nave, dove
organizzandoci a dovere, potremo consentire ai turisti di visitare la nostra città per un numero maggiore di ore, per apprezzarne le bellezze, l'enogastronomia, ma soprattutto per andare in giro a raccontarla nel mondo come una delle città più belle del mondo. Ora è impossibile pensare che un porto come quello di Taranto non esprima potenzialità dal punto di vista turistico, ma allo stesso tempo anche commerciale, in quanto noi puntiamo ad avere la zona ad economia speciale, cioè quelle zone che possono consentire la manipolazione delle merci e quindi uno sviluppo del porto anche dal punto di vista commerciale e che quindi può essere completo viaggiando sul percorso turistico, commerciale e industriale. Per concludere, un breve appello, abbiamo ancora una trentina, un minuto circa, perché votare Piero Bitetti, perché votare uno dei partiti, uno dei 7 partiti della sua coalizione? Bene, innanzitutto perché siamo liberi, non abbiamo bavaglio dei partiti, siamo fuori dai partiti. Una coalizione fatta appunto, come dicevo prima, nell'interesse della qualità della vita della città. Ci siamo dati una sfida, che è quella che diamo, che consegniamo agli elettori nell'arco del quinquennio. Taranto deve raggiungere la metà della classifica delle città più vivibili in Italia. Alla fine dei 5 anni i cittadini sapranno se abbiamo parlato o abbiamo fatto i fatti, perché la politica molto spesso è fatta solo di parole e non di obiettivi da raggiungere. Ecco, questa è la sfida che noi lanciamo, questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e lo facciamo grazie all'esperienza e grazie alla conoscenza. Siamo pronti a governare dal primo giorno e sappiamo con chi, con le donne e gli uomini da mettere giuste, da mettere al posto giusto. Questo non riesco a dirlo per gli altri candidati e per le altre coalizioni che definisco coalizioni coraggiose, perché gli altri candidati sindaci si sono proposti quali figura apicale, come dicevo prima, delle amministrazioni con tanto coraggio, perché non sanno neanche da dove partire. E siccome quando un sindaco viene eletto non ha possibilità di fare un tirocinio formativo, di fare una fase di studio, uno stage, un corso di formazione, se i problemi non si risolvono dal primo giorno, questi saranno in aumento, cresceranno a dismisura e Taranto non può permettersi di perdere altro tempo. Dunque un Polifemo diverso, è il rush finale, manca ormai pochissimo al voto ed è giusto che voi abbiate le idee chiare su chi votare. Ora qualche minuto per gli obblighi pubblicitari. Impresa. Qualcuno mi avrà pazienza, mi hanno insegnato che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo.
Allora noi questa pietra, che è la città vecchia, la dobbiamo rimettere al centro delle nostre idee, deve diventare il paradigma di tutte le nostre periferie. E come facciamo quando abbiamo fatto presenza in mezzo alle persone in città vecchia in termini anche simbolici? Lo facciamo ricominciando dal lavoro, ecco perché abbiamo scelto questa giornata per dare il via alla nostra presenza in città vecchia e al comitato, perché il lavoro soltanto, guardate, prima ancora del welfare, dell'assistenza sociale, dei progetti territoriali, è il lavoro che ci qualifica, ci mobilita. Penso che lo zainello che ti stai portando appresso, caro Arnaldo, è quello che deve conquistare la fiducia di questi bimbi, questi che oggi appaiono mascherati, ma che sono molto veri e profondi. La dirigenza del Partito Democratico, gli onorevoli, tutti, per far diventare questa coalizione la più grande possibile. Una sorta di laboratorio politico avete piantato, è l'occasione per giocarlo bene, il candidato ce l'avete, l'imprenditore con l'età giusta, età tra Mussolini e Macron. Grazie. Bravo Riccardo! Cosa si dice? Si dice grazie al ministro per quello che ha fatto, sì, però questo è il meno, è banale. Noi invece dobbiamo fare una campagna straordinaria, non banale. Ed è uno di noi perché, specie per la delega al Mezzogiorno, ha capito che intorno a questa città si gioca una parte importante del destino del Mezzogiorno. Questo frangente, il centro-sinistra è unito e ha fatto questo sforzo, quasi come fosse un laboratorio politico in Italia che anticipa il 2018, le politiche. Perché solo a Taranto, e questo a Roma è chiaro, si è fatto vera sintesi. Solo a Taranto chi ha scelto altri percorsi, e sono pochi per fortuna, l'ha fatto per motivazioni personali, non su un ragionamento politico. Ambiente e salute, riqualificazione urbana, cultura e turismo, futuro produttivo di Taranto, porto di Taranto centrale nei traffici del Mediterraneo. Taranto deve diventare un porto chiave del Mediterraneo, un porto chiave dell'Europa. E allora è questo che siamo qui per dire: noi vogliamo andare fino in fondo e ci andiamo con il lato del
She rings on me when I was so heavy. Pour on a ceiling for me when I'm low. Fare le cose facili, le cose che tornano utili a noi. Essere liberi significa fare le cose difficili, fare le cose che servono agli altri. Che la libertà per i tarantini è quella di fare le scelte impopolari, che uno che non è politico come me forse può fare questo giro. Tra i tanti che hanno ovviamente collaborato alla costruzione di questa coalizione, se ne è preso un'altra persona che Tarantino non è. Ma sfido chiunque di voi a dire che non si stia spendendo per le ferite di questa città. Ed è quel signore che sta seduto lì, Michelone Emiliano. Io lo chiamo Michele, ormai non mi sembra neanche vero, quindi si fa per me la sola presidente. Non stiamo facendo la politica per costruire una giungla. Non stiamo facendo la politica per smarcare 5 anni di consigliatura. Stiamo mettendo il seme per quelle generazioni. Perché noi vogliamo lasciare una traccia. Che significa amiamo Taranto? Che significa siamo tarantini? Significa lasciare una traccia per i figli che nasceranno domani a Taranto, per i ragazzi che non dovranno andare più via a vivere in questa città. Noi ci saremo occupati dei nostri bambini, che è un pezzo di paradiso. E tutte le volte che ci siamo occupati dei nostri bambini, state pur certi che non avremo sbagliato nessun programma elettorale, nessuna campagna elettorale. Buona campagna a tutti! Diciamo la verità, la campagna elettorale è molto più importante di quanto tu non possa immaginare. Sai perché? Perché quel momento è ovviamente non sempre facile, nel quale sia il popolo, la gente, la comunità è attenta a quello che tu dici, a come lo dici, con il tono di voce, ti guarda negli occhi, e tutto ciò che tu hai fatto nella tua vita in qualche maniera viene messo qui in piazza. Insomma, Rinaldo ha fatto un gesto di grande generosità, perché ha preso tutto quello che aveva, il suo nome, la sua immagine, il suo modo di essere, e l'ha messa a disposizione del luogo dove è nato e dove vive. E ho visto con grande commozione salire sul palco tante persone con una storia politica diversa. Vedo anche qui, parliamoci chiaro, persone che forse qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile avere con noi. Con Rinaldo voi non state eleggendo un soldatino di piombo nelle mani di Emiliano o del PD o delle liste civiche. Voi state eleggendo il sindaco di Taranto, una persona libera, autonoma, che con raziocinio darà conto prima di tutto a voi di ciò che sta facendo e che non prenderà ordini da nessuno. Noi abbiamo quindi bisogno di persone come te che non solo siano in grado di riunire un popolo, di ricucirlo. Possiamo dire alla città intera che non c'è nessun altro che possa essere in grado di invertire questo processo di confusione e di scomposizione se non Rinaldo. Volete provare a spiegare a tutti quelli che si stanno misurando col compito di affibbiargli delle etichette? Rinaldo etichette non ce n'ha. Rinaldo non ha da giustificare una storia nel passato. E noi siamo stati così consapevoli, mi riferisco ai miei compagni e compagne di Taranto, così consapevoli dei limiti di alcune cose, da avere trovato la persona persino con la psicologia giusta, della quale il Presidente è orgogliosissimo, perché la resistenza dei tarantini alle difficoltà che la storia vi ha posto di fronte è qualcosa che ha a che fare veramente con l'eroismo degli spartani che fondarono questa città. È la cifra sulla quale tu devi fondare la nuova amministrazione che guiderai. Io sono certo che tu vincerai queste elezioni.
Ma capisco bene che nel momento in cui tu dovessi avere questa certezza anche tu, non farai come farebbe un qualunque tuo concorrente, cioè non ti fregherai le mani, comincerai a essere davvero preoccupato. Quando comincerai a capire che stai vincendo le elezioni, allora per te cominceranno davvero i guai. E quindi auguri a Taranto, auguri Rinaldo, non molliamo, noi siamo tutti con te, tutti con te. È una bella impresa. Ciao, grazie. Una bella impresa. Siamo con il dottor Gennaro Viesti, pneumologo, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con Taranto Respira a sostegno di Vincenzo Fornaro. Allora, dottor Viesti, intanto così un giudizio, un'impressione, le impressioni che lei ha tratto dal clima di questa campagna elettorale. Beh, per me questa campagna elettorale ha assunto degli aspetti estremamente positivi da una parte e altri di grande perplessità. Gli aspetti positivi sono legati soprattutto al gruppo che Vincenzo Fornaro è riuscito a costruire. In primis a Vincenzo Fornaro come persona, una persona splendida, una persona trasparente, una persona competente ma contemporaneamente consapevole dei suoi limiti, una persona estremamente volitiva, entusiasta, che ha saputo dare entusiasmo a me che tengo 66 anni, che sono nonno, che sono medico, che lavoro dalla mattina alla sera, mi ha dato un entusiasmo incredibile. Le perplessità, dicevo, una campagna elettorale ha detto che le ha suscitato qualche, le ha ingenerato qualche perplessità. Qualche perplessità perché andando un po' in giro e portando un po' le mie idee, perché come le avevo già detto un'altra volta, lo scopo di questa mia campagna è quella di portare fuori dalle corsie, fuori da questo studio, il mio pensiero di medico. Ho trovato delle persone che hanno saputo cogliere il senso delle mie dichiarazioni, altre che invece mi hanno spezzato le gambe con le loro dichiarazioni. Sono persone che non ho capito se in buona o in cattiva fede cercavano di tagliarmi le gambe, di venir meno. Io le ribadisco che il mio concetto è sempre lo stesso. Noi medici, di fronte a una malattia, non abbiamo modi più sicuri per vincerla che eliminarne le cause. Non esistono dubbi. Le malattie respiratorie vedono l'inquinamento ambientale. Non lo dico io, basta andare su un'enciclopedia, su Wikipedia. Tutte le malattie respiratorie vedono l'inquinamento ambientale come una delle cause più importanti, una delle concause sicuramente, ma una delle più importanti. E gli studi epidemiologici hanno detto che a Taranto hanno un ruolo determinante. Ora, gli studi epidemiologici non sono cose astratte, sono studi, sono certezze, e a Taranto l'inquinamento ambientale ha un suo ruolo estremamente importante. Se vogliamo contribuire a abbattere, se vogliamo abbattere il livello il numero delle malattie, di tutte le malattie respiratorie, tutte quelle che sappiamo, dobbiamo eliminare assolutamente le cause. Dottor Viesti, intanto in questi giorni c'è stata l'assegnazione ad ArcelorMittal dell'Ilva, una decisione per l'ennesima calata dall'alto. Una situazione particolare perché già consideriamo i guasti ambientali enormi, ma questi ormai sono scontati, ma addirittura ora si prevede un piano di esubero di circa 6.000 unità, per cui si muore di inquinamento e si morirà anche di fame, perché 6.000
persone, 6.000 famiglie andranno a casa. Quindi quest'Ilva che ci sta a fare? Ma vede, le notizie di questi giorni sembrano davvero un assist a quello che diciamo noi di Taranto Respira e quello che dico io come medico. Mi sembra davvero un assist, mi sembra incredibile che qualcuno possa ancora volere un'azienda che non porta sviluppo economico, che non porta lavoro, che porta malattie, perché ricordiamoci, l'AIA, tutto quello che volete, ma le malattie, le leggi non le rispettano. Le malattie, se devono venire, vengono, anche se l'AIA ha detto quale deve essere il limite degli inquinanti. Quindi rimango veramente perplesso, ma io a questo proposito vorrei lanciare un appello forte a tutti. Angelo Bonelli ha lanciato una petizione contro l'immunità penale che l'AIA dovrebbe dare. Anche nel Medioevo accadevano certe cose. È davvero, è incredibile. Assolutamente incostituzionale. Questo significa che se lei mi fa ammalare io la posso denunciare. Se la faccio ammalare io sono immune. No, davvero incredibile. La petizione, vi prego, firmiamo questa petizione, tra poco la metteremo anche online, informatevi dove si può trovare, mi sembra davvero, abbiamo toccato davvero il fondo. Per concludere questa chiacchierata, il suo appello al voto, perché votare Gennaro Viesti? Votare Gennaro Viesti perché non è un politico. Politico nel senso più basso. La sua professione, la sua attività, è un servizio alla città. Perfetto, perché non ho bisogno di una poltrona, perché mi sto impegnando, perché amo questa città, perché voglio mettermi al servizio dei cittadini, esattamente quello che mi dice quotidianamente il mio candidato sindaco. Io spero che il mio candidato sindaco e Taranto Respira in gruppo possa avere il risultato che merita. Eccoci con un altro candidato al Consiglio Comunale di Taranto, si tratta di Gianni Azzaro, consigliere comunale uscente, candidato con il Partito Democratico a sostegno di Melucci, sindaco. Allora, partiamo con questa chiacchierata e innanzitutto le ragioni per le quali avete sposato, per così dire, la figura di Melucci come candidato sindaco, quali le ragioni alla base di questa scelta di fiducia? Sì, innanzitutto perché incarna il nostro motto, che è quello che abbiamo avviato già da qualche mese, che è quello comunque incarna la teoria dei quarantenni. È un quarantenne come me, è un quarantenne, voglio dire, che già si è affermato, ha già fatto qualcosa per il territorio rispetto anche a altri candidati che a oggi stanno promettendo di fare. Lui ha già fatto un'opera importante all'interno del porto, che è quella di aver realizzato un consorzio lì dove soprattutto fino a qualche anno fa c'era molta disgregazione e c'era molta disunità. Questo consorzio è riuscito a portare comunque già effetti positivi sul territorio, vedi in primis la questione delle crociere, che non si vede. Naturalmente è un piccolo diciamo risultato, ma è comunque di buon auspicio, visto che già dall'anno prossimo sono previsti nuovi arrivi perché sono stati realizzati nuovi contratti. E poi sta portando avanti anche sempre all'interno del porto, in virtù delle possibilità che ci sta dando il governo, il Mise, alcuni interventi proprio per far sì che il porto possa essere utilizzato in modo polifunzionale e quindi non soggetto solo alla grande industria. Diciamo che una politica del fare, lei quindi propendete per Melucci in quanto imprenditore e quindi capace di come dire, iniziative fattive, non proclami, non annunci, mi pare di capire. Assolutamente sì, perché è finito il tempo del dire, oggi abbiamo bisogno, la città ha bisogno del fare,
Melucci, secondo noi, è la persona giusta perché comunque ha già dato dimostrazione di saper fare, tra l'altro anche personalmente, voglio dire, abbiamo già avviato da un anno e mezzo certo, questa politica del fare, soprattutto alla luce del fatto che il governo ci sta dando gli strumenti e le risorse per poter avviare finalmente la diversificazione economica sul territorio. Lei, Azzaro, ha avuto un percorso politico nato dal basso, per così dire, dall'esperienza circoscrizionale, presidente di Italia Montegranaro, quindi un contatto diretto con le problematiche del territorio, il contatto con i cittadini, un rapporto forte con i commercianti, con gli imprenditori. Sì. Appunto, come dicevi tu, sono nato dal basso, quindi dalla prima esperienza col Consiglio circoscrizionale che mi ha portato comunque una grande esperienza proprio per questo contatto diretto con i cittadini, con i problemi reali e anche quotidiani degli stessi cittadini ma anche dei commercianti con i quali comunque abbiamo realizzato sul territorio, principal modo sul territorio Montegranaro, anche eventi e iniziative di grandezza che hanno portato anche la città di Taranto alla ribalta, quindi anche uscendo fuori dai confini del nostro territorio, anche sul territorio provinciale. E questo bagaglio, questo, diciamo, che ho maturato, lo porto ancora con me anche oggi quando vado a sedere a Roma nei banchi del Consiglio Nazionale dell'ANCI. Pare che sia l'unico consigliere tarantino che è stato consigliere dell'ANCI. Sì, Taranto non ha mai avuto un consigliere nell'ANCI e quindi anche questa è un'opportunità da sfruttare al massimo per il territorio, visto comunque che ci sono grandi opportunità. Proprio poche ore fa ho fatto un incontro con i miticoltori e stavo mettendo giù una proposta di legge da presentare come ANCI proprio per dare ossigeno a questa categoria che è stata bistrattata e farla equiparare a quelli come ai cittadini che hanno subito i danni dei terremoti, in modo tale da poter detassare loro nei prossimi anni oppure quantomeno avere una dilazione dei debiti che questi cittadini, che questi miticoltori hanno avuto in questi anni. Lei ha partecipato a parecchi incontri del CIS, il contratto appunto istituzionale di sviluppo relativo all'area ionica. Ecco, un'esperienza che enuncia, come dire, dei punti fondamentali per una ripresa economica di Taranto. Sì, per la prima volta il governo quantomeno ha ammesso di aver sfruttato il territorio per 50 anni e quindi ha dato delle possibilità a questo territorio mettendo a disposizione sia gli strumenti ma soprattutto le risorse, parliamo di circa 1 miliardo e 800 milioni, per avviare proprio questo rilancio economico di tutta l'area ionica. Noi abbiamo le questioni, io in qualità di referente CIS ho visto da vicino tutte le questioni relative appunto alle opere strategiche da finanziare, come per esempio la questione relativa all'infrastrutturazione del porto o ai lavori di manutenzione all'interno dell'arsenale per poi passare a quelle dell'ospedale San Cataldo o le bonifiche del Mar Piccolo e i lavori di riqualificazione della città vecchia. Ma la questione che per la quale anche mi ha visto anche soprattutto interessarmi in quest'ultimo periodo è quella relativa alle risorse che il governo sta mettendo a disposizione per i privati per accedere ai finanziamenti utili o ampliare le aziende già esistenti oppure anche in fare nuovi insediamenti produttivi con l'obiettivo appunto di creare nuova economia e nuovi posti di lavoro. Azzaro, sarà importante anche un rapporto diretto con Roma, con il governo? Assolutamente sì, ormai è determinante per qualsiasi tipo di amministrazione. Oggi con il bilancio comunale tu non riesci neanche a garantire la manutenzione ordinaria della città. Taranto in particolar modo, con un bilancio ancora sul cui grava molti debiti, la vicenda Boc soprattutto, però vuol dire altri debiti che ingessano il bilancio comunale. Quindi la possibilità di avere questa interlocuzione diretta con il governo nazionale ma anche regionale può dare quegli impulsi necessari e quelle risorse aggiuntive per poter garantire più servizi e più vivibilità sul territorio. Il problema cardine, la questione più annosa
è scontato domandarlo, ma è giusto che ci si confronti, è la questione ambientale. Ora c'è stata l'assegnazione ad ArcelorMittal, c'è un problema ambientale, c'è un problema di 6.000 posti che dovrebbero vedere un taglio. Anche qui bisognerà interloquire con la nuova proprietà. La prossima amministrazione dovrà sedersi a un tavolo e confrontarsi e mantenere la barra dritta per i diritti dei lavoratori e per i diritti del cittadino che vuole vivere a Taranto, vuole il rispetto dell'ambiente. Sì, io penso che saranno mesi particolarmente caldi e molto importanti per la città, perché al primo posto, come almeno personalmente ho messo anche la faccia già da diverso tempo, al primo posto comunque vi è la salute e comunque il diritto alla vita da parte dei cittadini, e nello stesso tempo mettere finalmente la fabbrica in condizioni di non nuocere o comunque di metterla in equilibrio. Abbiamo la necessità, abbiamo e dobbiamo pretendere come amministrazione il rispetto del territorio, ciò che non è avvenuto in questi anni, e bisogna che la nuova proprietà diventi parte integrante del tessuto economico e sociale, e nello stesso tempo non deve solo prendere ma deve anche dare ciò che non ha fatto in tutti questi anni. Se non ho visto male, entrando nel suo comitato di Via Liguria, ho visto un documento programmatico con i punti del programma e a margine c'erano le due firme del candidato sindaco, il dottor Rinaldo Melucci, e la sua. Quali punti le stanno più a cuore? Fermo restando che li ha chiaramente sottoscritti tutti, ma quelli proprio in cui vorrebbe dare il meglio di sé. Sì, è un manifesto naturalmente per il governo del territorio. Beh, io penso che un punto fondamentale riguardi soprattutto la macchina amministrativa. Noi possiamo fare tante belle idee, possiamo avere tante belle idee e bei progetti, ma poi se non hai chi te li mette in pratica, voglio dire, non vai da nessuna parte. Quindi la macchina amministrativa sarà fondamentale riorganizzare le direzioni, magari anche accorparle, perché molto spesso abbiamo visto che alcuni provvedimenti passano da tre tipi di direzione e ogni direzione non sa quello che ha fatto l'altra, e quindi anche questo con conseguenze anche in termini di ritardi nei cittadini o nelle imprese che hanno invece la necessità di avere delle risposte e delle autorizzazioni celere. Abbiamo necessità ancora di più di fare spending review, quindi di rivisitare, quindi rivedere la spesa pubblica, ma abbiamo anche lo scopo di questo manifesto è quello di incentivare gli imprenditori a investire sul territorio e quindi prevedere una forma di defiscalizzazione e detassazione di quelle imprese che vogliono investire magari su aree bersaglio come possono essere per esempio quelle della Città Vecchia. Siamo quasi in conclusione, una pletora, una quantità di candidati inverosimile, siamo sotto i 1.200-1.300 candidati al Consiglio Comunale, 10 candidati sindaco, ma io dico anche che occorre la professionalità, la conoscenza della macchina amministrativa, perché gestire Taranto con tutti gli annessi e connessi è una cosa seria, non è un gioco che qualche dilettante allo sbaraglio vorrebbe così provare. Assolutamente sì, innanzitutto il mio appello è quello comunque dell'11 andare a votare, perché in democrazia abbiamo lottato per questo, sono morte persone per questa democrazia, quindi io invito tutti quanti ad andare a votare e essere artefici del proprio destino. Naturalmente invito ad un voto utile, soprattutto a non sprecare il proprio voto, quindi io invito a votare a me Gianni Azzaro per proseguire questa attività che ormai dura da anni a servizio del territorio, ma comunque sia andate a votare persone che abbiano maturato quella competenza soprattutto nella macchina amministrativa, in considerazione del fatto che, come dicevamo all'inizio, Taranto è a un passo dalla svolta e abbiamo bisogno che persone che dal giorno dopo l'elezione sappiano di che cosa stiano parlando e sappiano soprattutto fare e siano in grado soprattutto di operare dal primo minuto. Bene, si conclude qui Polifemo. Abbiamo chiesto alla direzione di Viva la Puglia Channel e di Viva l'Italia Channel un'ulteriore mezz'ora proprio per far sì che
potessimo offrire un quadro politico il più ampio e variegato possibile, per far sì che il cittadino avesse le idee chiare, potesse valutare una vasta e variegata offerta e poi decidere. Cosa dire? Andate a votare, scegliete bene, l'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stessi canali, canale 93 del digitale terrestre, viva la Puglia Channel, e canale 879 Sky, viva l'Italia Channel. Che dire, ci fermiamo qui, ci salutiamo, Polifemo, l'informazione libera della città, a venerdì prossimo.